Siamo in live, ragazzi, siamo in live. Benvenuti, ci siamo. Ringrazio Michele per aver deciso di partecipare a questo piccolo esperimento. Vi ricordo di mettere like, condividere e quant'altro. Lo faccio io questa sera, non lo fa Michele, come di solito fa il mercoledì. Quindi mi assumo io questo onere da youtuber. E niente, questa sera parliamo di mechanism design, sicuramente. Parleremo di Hayek, parleremo di Hurtwitch. Se ci sarà tempo parleremo anche di scuola austriaca. E insieme a me, a fare da inquisitori, abbiamo Nazareno Lecis e Lorenz Curra. Ormai i giri delle presentazioni non li facciamo più, ragazzi, perché sarà il secondo o terzo video che finisce su Liberi Oltre, quindi evitiamo di essere così ipocriti. E quindi io parto con la prima domanda subito, diretta, precisa. Ma... di già, subito Michele, bisogna partire veloci. Con la prima domanda, subito. Sì. Ma Hayek, cosa ne pensava del socialismo? perché è importante da capire. Pensava che non potesse funzionare, nel senso che il social, come tanti, però quello che forse il problema fondamentale della programmazione socialista l'ha capita per primo, aveva individuato il problema l'aveva individuato molto bene, che è una conseguenza di riflessione di 100.000 economisti prima di lui, nei secoli e nei secoli, però in Hayek diventa molto chiaro. Allora, bisogna capire cosa si intendeva e si intende tuttora, perché chi ha in mente qualcos'altro è meglio che gli trovi un altro nome che spiega anche cosa ha in mente. Allora, il socialismo nelle sue declinazioni ha alcuni elementi comuni, no? Che sono un po' quelli che oggi cercano di venderci da questo governo, in maniera molto esplicita, sotto il cappellino di lo Stato imprenditore. Anche quello precedente, ed anche un governo di questa destra italiana, sarebbe in un certo senso socialista, sia chiaro. Quindi perché? Perché il socialismo ha questa idea che le scelte economiche oculate possono essere fatte da politici, dal cosiddetto Stato, poi vuol dire concretamente funzionari, eccetera, eccetera, politici eletti, sono due versioni, no? Quindi c'è il socialismo democratico che li vuole eletti, due leggi dei politici con meccanismi simili a quelli che abbiamo noi oggi, e questi politici controllano l'economia, cioè dicono alle aziende cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera. C'è una versione che al tempo di Hayek era più di moda, no? Facendo seguito ovviamente alla rivoluzione russa, eccetera, eccetera, un po' di pubblicità, ma pubblicità scendeva. Chi è interessato ai dettagli di questo può andare ad ascoltare un video di ormai una settimana circa fa, forse un pelo di più, non ricordo più, con l'amico Adriano Palma, che trovate sul mio canale, l'avevamo fatto solo sul mio canale, che parla del comunismo, ma va bene che per il socialismo. Ecco, il socialismo in versione invece totalitaria salta anche l'aspetto democratico, manda al potere il partito, chiamiamolo così, della classe operaia, che rappresenta gli operai, e questo programma. Però in comune, però questi sono aspetti, se volete, politici, morali, di violenza, la libertà individuale, eccetera, eccetera. Ovviamente hanno rilevanza, potremmo discutere, ma facciamo finta che non sono rilevanti e stiamo solo all'aspetto economico. Allora, nell'aspetto economico, in entrambe le versioni, c'è un'idea di fondo. Il meccanismo dei mercati, il meccanismo della domanda e l'offerta, il meccanismo della libera entrata di imprenditori che sul mercato più o meno regolato, perché poi i mercati, c'è una critica socialista al cosiddetto teoria economica, che loro chiamano liberismo, non so cosa sia, che dice gli economisti pensano, i liberisti pensano, che i mercati siano delle entità naturali. No. Su di noi lo pensa, noi siamo, anzi, grazie a Dio, pensiamo che non lo siano, e men che meno quelli concorrenziali. Ma su questo veniamo dopo, magari. D'accordo? Allora, tu togli i mercati perché i mercati non prendono le decisioni giuste. Producono troppo di una certa cosa, troppo poco di un'altra, alcuni lavoratori dipendenti non vengono pagati abbastanza, altri magari manager vengono pagati troppo, non vanno bene. L'idea generale è non vanno bene, fanno le cose sbagliate. Oggi è diventato di moda dire che è colpa dei mercati se si inquina. Al tempo i mercati invece sfruttavano i lavoratori o cose di questo tipo.
Non importa, il punto è che nell'idea socialista non... Quindi il meccanismo dei mercati va sostituito da un meccanismo di comando. Ora, quando uno dice comando, magari si immagina, che ne so, i fucili, no, non è necessario. Il meccanismo di comando può essere anche semplice, cioè un ministro che con i suoi viceministri e funzionari controlla, possiede, no, una grande quantità di aziende. Sono aziende di Stato, nomina delle persone, lui, a dirigere queste aziende. E queste aziende fanno le cose che questi funzionari nominati dal ministro decidono di fargli fare. Questi interagiscono con il ministro, che interagisce con i parlamentari, e fra di loro decidono cosa queste aziende devono fare. Questa è la versione, se volete, italiana del socialismo, no? L'idea dello Stato imprenditore, delle aziende di Stato è questo: mano a mano che allarghi la sfera di queste aziende, hai un sistema più socialista, giusto? Quando la grande maggioranza dell'attività economica è così condotta, hai un sistema socialista. Allora, qual è? E progressivamente elimini il mercato, però, questo è importante. Cioè, queste aziende non agiscono più sul mercato, non comprano e vendono mai, tutto viene determinato, o progressivamente le cose vengono determinate, per una direzione amministrativa. Questo è quello che in mente Hayek, e cioè legge dopo legge, provvedimento dopo provvedimento, il politico decidere questo deve essere il prezzo degli sgabelli, il prezzo giusto dell'elettricità è questo qua, il prezzo delle scarpe, il salario minimo deve essere X, il salario massimo deve essere Y, e via andando. Okay? E quindi è chiaro che se tu cominci a determinare i prezzi di questo, di quello, il tasso di interesse sui prestiti a 3 mesi è X, il tasso di interesse sui prestiti a 7 mesi è Y, insomma, mano a mano che determini i prezzi per via amministrativa, ovviamente ammazzi il mercato. Nota che rimane ancora un problema su questo: se io determino solo i prezzi ma lascio agli individui e alle imprese una libertà di decisioni, loro determinano delle quantità. In un sistema socialista, diciamo, compiuto, tu determini sia prezzi che quantità. Ok? Ecco. Si confronta con un oggetto di questo tipo, perché ai tempi in cui lui... Ti abbiamo perso, Michele, mi sa. Prego, prego, prego. No, ti abbiamo perso un attimo. Sto dicendo Hayek, a quei tempi, immagino... Stiamo parlando del periodo fra le due guerre. E tanto okay. Per capirci, stiamo parlando del periodo successivo alla rivoluzione russa del 17, okay? Alla fine della prima guerra mondiale. D'accordo? Sì, sostanzialmente in quel periodo lui... le tesi marxiste andavano bene anche, cioè nel senso erano... era un po' più di Marx. Marx non è che avesse molto chiaro, voi leggete Marx aveva, insomma, era piuttosto impreciso, cioè il marxismo, sì, lui sapeva cosa fare, ma non è vero, anche se leggete i suoi libri sulla, si chiama, la guerra civile in Francia, insomma, le sue direttive più politiche, non era molto chiaro su cosa aveva in mente. Voleva fare il socialismo, voleva che il partito dei proletari, lo Stato, si appropriasse, no, dei mezzi di produzione, li espropriasse dai capitalisti, ma non era molto chiaro su come poi concretamente il ministro della produzione gestiva la rava la fava. Era una cosa che gli sembrava, anche perché aveva questa visione molto ottimista, illusoria, che il socialismo sarebbe stata una rapida fase transitoria, una generazione o due, la classe operaia sarebbe generalizzata e emancipata, il progresso tecnologico avrebbe liberato tutti dal bisogno, le macchine avrebbero tutto, tutto, sarebbe stato il comunismo, dovevamo felici e contenti. Quindi, insomma, l'aveva tagliata un po' corta. Dopodiché, sì, quando c'è stato la comune, ha scritto: vabbè, se non andiamo su Marx, se no finiamo più, che stiamo su Hayek. Quindi il primo Hayek ha quella roba davanti, d'accordo? E a quella roba davanti lui dice: ascolta, testoline, e tutte le informazioni necessarie per decidere il valore della scarpa con i lacci marron misura 38 a Londra, per dire, quartiere, dove diavolo le trovate? Perché se guardate in giro, la scarpa numero 38 con i lacci ha un prezzo diverso dalla scarpa numero 39 mocassino, nera, marron, di camoscio, senza camoscio, con la suola di gomma, senza suola di gomma, e addirittura ha un ruolo diverso, la stessa identica scarpa se la vendete in posti diversi.
Tutto questo perché cambiano i gusti dei consumatori, cambia il costo di portare le scarpe in quel posto, cambia anche l'incentivo del scarpaio, del bottegaio in questo caso, di vendere o non vendere la scarpa a un prezzo più alto o più basso. E quindi lui pone un problema informativo, dice la quantità di informazioni che avete, dovete raccogliere per riuscire a fare questo è così grande che è una follia. E questo è il primo problema. È molto lungo, eh? Io mi fermo ogni volta che volete. Sì, 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 no, io ti fermerei qua. Le informazioni che dovete raccogliere per riuscire a fare questo, ammesso e non concesso, perché poi c'è un problema più complicato, ammesso e non concesso che poi gli esseri umani insomma siano buoni e vi obbediscano e non vogliano fregarvi, che è il problema vero che veniamo affrontato in dove arriva. Seconda osservazione di Hayek e poi Lindahl e poi Hurwitz, non so come fate, quindi pone questo primo problema, okay? Che è la primissima elementare tuttora valida critica del socialismo. Tenete conto che prima c'era un famoso economista, famoso fra di noi economisti, insomma, cui forse non avete mai sentito parlare, un tal Enrico Barone, ok? Era un economista italiano che all'inizio del secolo, se non sbaglio nel 1907, 8, 9, una roba del genere, ok, comunque ben prima della prima guerra mondiale, aveva scritto un saggio molto famoso in italiano che si chiamava Il ministro della, intitolato Il ministro della produzione nello Stato collettivista. Google ha deciso vuole darmi delle informazioni. Il ministro della produzione nello Stato collettivista. E cosa aveva mostrato Barone in una maniera ancora molto informale, poco matematica, aveva cercato di usare un po' di matematica, ma era molto... Aveva mostrato, se volete, i rudimenti di quello che poi venne chiamato dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che Kenaro lo mise in ordine, il secondo teorema del benessere. E cioè che teoricamente, dal punto di vista matematico, se tu hai informazione completa, d'accordo? E sei un pianificatore centrale, se tu dai agli agenti che possono comportarsi liberamente, gli assegni i prezzi giusti, che sarebbero quelli dell'equilibrio competitivo di mercato efficiente, loro produrranno le quantità giuste e realizzerai miracolosamente l'ottimo che vuoi tu, puramente per via amministrativa, ordinando il prezzo delle scarpe con i lacci marron numero 38 deve essere questo, e verrà domandata e offerta la quantità giusta socialmente, adesso giusta se volete discutiamo, c'è una nozione precisa, qui la parola giusta qui viene usata, non vuol dire giusto nel senso della giustizia, cioè corretta, efficiente, secondo certi criteri, cioè questo famoso saggio di Barone che era abbozzava sta idea, però lui l'aveva capito. E da lì viene tutta una cosa che seguendo Pareto, mi fermo. Ok, questo è la prima osservazione di Ari. Ok, okay. Io penso di averlo rimbombato, non so chi è. Sto facendo come se fosse lezione. No. Seriamente. Sì, c'è un rimbombo quando parlo, per caso, ragazzi? O mi sentite bene? Aspetta, okay, ho tolto le cuffie perché... Parli. Ok, perché... Hai fatto un'ottima introduzione e credo tu stia puntando verso la questione informativa, anzi, non credo proprio, sono abbastanza convinto che tu stia puntando sulla questione informativa. Quindi ti farei già subito questa seconda domanda perché non vorrei che tu ci arrivassi poi da solo. Cioè, Hurwitz a un certo punto riesce a risolvere il problema che aveva posto Hayek dal punto di vista informativo, no? Allora spiegamelo meglio. Cerca di andare nel dettaglio su questo tema. Hurwitz non risolve proprio niente. Il mio caro amico Leo, che gli dèi della scienza l'abbiano in gloria, è un grand'uomo, risolve alcuni problemi. Il problema come posto da Hayek e da tanti altri assieme prima di lui, cerchiamo di capirci, è fondamentalmente risolvere. Allora, guardate, il problema è questo, in realtà per capirlo bene, ci credo che sia, avete, non so se vi hanno insegnato cos'è la nozione
di Linda L'Equilibrium. Andate su Wikipedia come faccio io. Perché io continuo a dire Wikipedia in inglese è ottima, no, no, in inglese è un ottimo maniera di cominciare a studiare le cose. Ok? Ok? Allora, qual è, provate a pensare al problema, visto che vuoi parlare di Hurwitz, che hai a disposizione quando vuoi costruire un'opera pubblica. Okay. Per esempio, un ponte che colleghi due lati di un paesetto, right, sopra un fiume che altrimenti lo divide. D'accordo? Un po' di persone da un lato del paesetto, un po' di persone dall'altro, botteghe, negozi, attività economiche distribuite un po' a caso. Cosa dovete cercare su Wiki? Lindau con la DH, adesso lo scrivo, Lindau Equilibrium. Ok? Questo è un bene pubblico, viene detto. Non è detto, tra l'altro, che sia un bene pubblico, ma facciamo conto che i problemi aiechiani si cumulano in questo esempio. No? Facciamo conto che quel numero di persone in questi paesi sia molto alto, non possano sedersi a un tavolo e cooperare, e che quindi sia necessario di costruire questo bene con i contributi di tutti. Però devi finanziarlo. Allora, qual è la maniera efficiente di finanziarlo? Beh, c'è della gente che va su e giù per il ponte continuamente. Perché, che ne so, il negozio da un lato, la casa dall'altro, oppure il negozio da un lato, i clienti, tutto dall'altro, li devi andare a portare, quello che vuoi tu. C'ho l'amorosa da un lato, io vivo dall'altro, insomma, quello che è. Ok? E altri che invece il ponte lo attraversano molto raramente. Alcuni sono bravi a nuotare, quindi non ne frega niente del ponte. Altri hanno la bicicletta, fanno un giro largo, c'è un ponte 3 chilometri più su, anzi, gli sembra un ottimo esercizio. Non devo neanche mettere la mascherina, sono contenti, 3 chilometri su, 3 chilometri giù, sono fatti un po' di calorie. Quindi, come dire, l'utilità personale di ognuno ad avere il ponte è molto diversa. Una locazione efficiente sarebbe quale? Sarebbe quella in cui tutti dicono la verità. E onestamente dico, per me il ponte vale 50 lire. No, io ho l'amorosa, la devo vedere tutti i giorni, 6 volte al giorno, viviamo ai due lati, per me il ponte vale 540 lire. Per me il ponte non vale una pipa perché mi rovina anche la vista, io dall'altro lato del fiume ci voglio mai andare perché mi stanno pure antipatici, per me vale negativo. Allora, se tutti fanno truth telling, sono tutti buoni e onesti, alla fine fai la somma di quello che la gente è disposta a pagare e dici ok, il valore sociale del ponte è questo abbiamo a disposizione per farlo, è sufficiente per fare il ponte? Sì, no, non so. Se è sufficiente o è addirittura superiore, fai il ponte. Se è inferiore, anche del costo minimo fare il ponte, non conviene fare il ponte. Perché il costo sociale del ponte è maggiore dell'utilità sociale come manifestata da quanto la gente è disposta a pagare. Secondo Lindahl, nell'idea di Lindahl, che adesso non sto a darvi i dettagli, la sto prendendo come un invito, poi andarsi a studiare i concetti esatti, matematici, perché tutto questo può essere formalizzato attentamente, se ci mettiamo a farlo in questa oretta e mezza di chiacchierata notturna, ci vuole un'ora e mezza per ognuno dei concetti che ho menzionato, già solo spiegare Barone, però intuitivamente, siccome se tutte persone sveglie, si capisce al volo qual è il problema, no? Truth telling, come viene chiamato, cioè dire la verità, non conviene. Ad alcuni non conviene proprio. Anzi, non conviene in un certo senso a nessuno. E qui a stretto punto dici... Come facciamo, scusa Michele, e come facciamo allora a ottenere il dato? Come facciamo a risolvere questo problema informativo? Bravo, è questo, se vuoi, è una delle molte facce del problema di Hayek. È una delle molte facce del problema di Hayek, che dice, e io come faccio a sapere qual è il valore sociale di una cosa? Come faccio ad avere tutte le informazioni? Come raccolgo
tutte le informazioni che mi permettono di capire in che senso un consumatore disposto a valuta quella scarpa, quel maglione, tot, e quel produttore disposto a lavorare a quello. Penso per esempio alla famosa battuta, no, del socialismo realizzato. Loro fanno finta di pagarci, noi facciamo finta di lavorare. No? Deve essere al meccanismo del lavoro, ma non il lavoro pensato solo come fatica. Il lavoro pensato nelle sue molteplici forme, che una volta era anche fatica brutta, è sempre stato, c'è sempre stata una componente del lavoro che è fatica brutta, ma è anche vero che c'è sempre stata una componente del lavoro che è stato un utilizzo di abilità mentali. Questo si è andato evolvendo nel tempo, eccetera, eccetera, è sempre stata. Ed è controllata dall'individuo quanta intelligenza, quanta passione, quanta attenzione metti nel tuo lavoro, una decisione tua, che risponde ad incentivi che ti vengono dall'ambiente lavorativo, dall'autostima, dai soldi che ti mettono, fanno vedere davanti, se lo fai meglio o peggio, se l'impresa è tu, insomma, da mille variabili, no? Tu vuoi pensarci, giusto? Ecco, in un'economia pianificata, tu devi riuscire a indovinare tu qual è la maniera di pagare uno giusto in modo che faccia il lavoro al meglio. Giusto? Lo Stato imprenditore è anche così informato. E questa è palese che è una operazione impossibile, nel senso che nessuno sa cos'è che mi dà incentivo a far bene. Io adesso, per esempio, sto cercando di far bene con voi, cercando di essere più chiaro possibile, non ho un reward monetario, è un misto di simpatia per voi tre, piacere di ascoltare, coscienza che queste nozioni sono importanti, purtroppo sono trascurate, eccetera, giusto? Magari prospettiva che mi sto creando un mercato, c'è qualche libro che vorrei finire di scrivere e vendere un giorno quando smetto di fare video YouTube con voi, anche e la smettete di tassarvi, avrò il mio reward. Però tutto questo complesso di ma certo questo complesso di rewards mi crea un incentivo per star qua e cercare di fare il mio meglio invece di dire ma c'è rompi coglioni, c'ho da fare domenica sera, no? Giusto? Ecco, caveat, ho visto uno, ha detto prima big data mi può anche baciare il deretano, perché quello che non riescono a capire è che c'è proprio un aspetto psicologico di discovery. Tu puoi fare tutti i big data che vuoi. I big data alla fine sono data su preferenze livellate. La fantasia, ecco, Ryer su questo aveva ragione, c'è una fantasia scientista, dello scienziato sociale, che è ritornata di moda nella forma di artificial intelligence, big data, neural network. Noi modelliamo il cervello e controlliamo gli umani. Fa un po' ridere, però se qualcuno di costoro lo vuole discutere seriamente, io sono pronto. Un po' libero, ok? Non vuol dire che tu non possa migliorare la comprensione dei comportamenti umani, vuol dire semplicemente che sono così eterogenei le motivazioni, le preferenze, sono così complessi i meccanismi decisionali e siamo così tanti noi che l'idea di poter modellare accuratamente il gioco che giochiamo è complicato. Perché? Perché adesso torniamo al punto chiave che poi ci porterà a Hurwitz, Myers, su tutti questi. Cosa succede nel paesello? Quando qualcuno dice, ditemi quanto volete pagare. Capite che comincia un gioco complicatissimo, ed è un gioco di beliefs. Basta pensare a due persone. Supponi che sia informazione pubblico che il ponte costa 100. Giusto? E per me vale 150. Io lo so. Quindi di per sé, se dico la verità, si fa. Quindi io voglio assolutamente che si faccia. E non so quanto vale per te. Per te vale 60. Quindi se io offro almeno 40, tu sei contento. Allora, io so quel che vale per te, no? Tu sai quello che vale per me, no? Io ho una distribuzione di probabilità su quello che potrebbe valere per te, che me la sono creata io, che ne so, andiamo al bar assieme, una sera eri ubriaco, mi hai raccontato le cose, tu un giorno mi hai dato il pen total, mi hai fatto parlare con la Marisa, mi hai estratto delle cose, però insomma magari no, il pen total non era forte abbastanza. Quindi abbiamo ognuno dei due delle opinioni, mia sorella è stata la tua amorosa per un po' e io una volta le ho detto, ma insomma abbiamo delle opinioni
su quello che vale per l'uno, e qui cominciamo un gioco. Allora, dipende da come è fatto il gioco, siccome è un gioco un shot solo, io dico un numero, tu dici un numero, se sommano a più di 100 si fa il ponte, se non sommano a più di 100 il ponte non si fa mai più, cazzo. Oppure è un gioco ripetuto, io dico un numero, tu ne dici un altro, se la somma è superiore a 100 ci dicono ok, facciamo il ponte, ok, se è inferiore dicono volete riprovare. Oppure viceversa, se la somma è superiore a 100, noi diciamo, aspetta un attimo, caliamo. Puoi stabilire tanti giochi, giusto? Puoi anche mettere che nel mezzo, fra una ferita e l'altra, io e te andiamo a confabulare, io ti tiro un pugno sul naso, che ne so, tu me lo tiri tu a me, cerco di corrompere, che cazzo ne so? Cioè, i giochi appunto sociali, appunto i meccanismi, quindi possiamo stabilire un meccanismo, se ci pensi, se ci pensate, questo è un meccanismo, no? Io ne illustrate scherzando, no? Molti possibili, che servono a cosa? Servono a far sì che, dato il tipo di persona che sono io, dato il tipo di persona che è Lorenz, dato il set di informazioni che ho io, dato il set di informazioni che ha Lorenz, ok? Si mandano dei segnali, entrano in un aggregatore sociale, una social decision function, o come la volete chiamare, la quale genera una decisione, quindi un risultato, e quindi un payoff per Lorenz, per me, o per Nazareno, e Umberto, per chi tocco, per tutti e quattro, se un gioco fatto. Perché pensate, facile siamo i due, già pensi siamo noi tutti noi quattro, oppure siamo 44 con i gatti, tira per sei con il resto di due, cioè, se siamo 440... Siamo in 24, 24. 24. 44 gatti, in fila per sei con il resto di due. Si unirono compatti in fila per sei con il resto di due. Tu non eri ancora nato, ma io l'ascoltavo. Zecchino d'oro. Okay? Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per esaminare, credo, la situazione. Ok, valutare. Vabbè. Comunque, prof, quando mi parla di probability density function, di che tipo sono le persone, tutto quanto, io impazzisco perché le ho dovute studiare sul Mascolel, Macroeconomic Theory, e quindi l'altra volta quando hanno nominato Mascolel per poco non mi partiva, cioè, non mi partiva un battito del cuore in più. C'è un po' sul testo di Andreu, infatti, di degli altri c'è però insomma c'è, sono non sono cose ovvie, ecco, ma io sto cercando di renderle intuitive, spero lo siano. Adesso ovviamente tutto quello che sto dicendo è oggetto di ricerca complicata e seria da decenni, da molti decenni, da quando infatti di fronte a problemi del genere nell'area austriaca, che noi chiameremo mitteleuropea, no? Negli anni 20-30, proprio di fronte a questi problemi, persone di grande intelligenza, grande passione, no? Wald, Neumann, Morgenstern, Mises, cominciarono a discutere e cercare di formalizzare. Alcuni presero la strada della formalizzazione, altri la strada dell'intuizione, alcuni pensavano che proprio per la loro complessità fossero informalizzabili. No, non importa, cioè ognuno ha dato studiare sera. Il punto è che tutto questo, parte di questa problematica si è capita estremamente bene. Parte di questa problematica non si è assolutamente capita. Non si è capito, sono uscito l'altro giorno dicendolo, ho visto delle persone che fanno attività sui mercati finanziari, qualcuno ha detto che del 44 gatti c'è il remake che la canta anche sua figlia, è divertente. Delle persone che operano sui mercati finanziari guardarmi con l'aria stravolta quando si discuteva di informazioni finanziarie, come proteggere il consumatore e l'utilizzatore di servizi finanziari, e hanno detto, beh, insomma, cioè, quando porti soldi in banca o ti affidi a un consulente finanziario, ti devono fare un test, perché devi compilare dei moduli in cui valutano la tua propensione al rischio. A me è venuto a ridere. Adesso che noi non sappiamo cos'è la propensione al rischio. Non abbiamo la minima idea di come misurarla. Cioè, no, la gente che fa ricerca, ma non io che quella cosa sono un fruitore, per carità, ho anche fatto un po' di ricerca, ma mai pubblicato, ma insomma, colleghi che invece la fanno sistematicamente tuttora, e a
un livello molto... Abbiamo un'idea, però non ci sognerebbe mai di dire, ma guarda, to, io ti faccio 7 domande e misuro la tua propensione al rischio, perché la stessa nozione di propensione al rischio è multidimensionale, contestuale, dipende dalla dinamica. La roba infinita, cioè, ma c'hai la funzione di utilità separabile, non separabile, sei... No, l'idea è che tu fai un formulario, 7 domande alla signora Pina, gli hai misurato la propensione a rischio nella stessa maniera che il termometro gli ha misurato la temperatura corporea, ha detto 36,8. Ah, io ho detto, guardate, io per carità fate pure, ma mi sembra un classico esempio di ubris futuro in attesa del programmatore. Avete deciso, avete preso, qualcuno ha preso un concetto usato dalla teoria economica con molta delicatezza e l'ha trasformato in una specie di mazza da baseball con la quale pensa di regolare i rapporti fra banche e clienti. Occhio che per me, cioè io da questo fuori mi chiamo, non tirate in mezzo gli economisti, che noi non c'entriamo un cazzo, roba vostra, roba vostra, noi non c'entriamo niente. Ecco, quindi per dire, sono problemi complessi. Questo, tra dire che sono problemi complessi, difficili meglio, perché complessi è un'altra roba, che dovrei fare una serata, perché sta parola mi ha rotto i coglioni. Cioè, la Michele, ti riporto... Michele, sì. Ti devo riportare però in tema. Perdonami perché ci stiamo un po' allargando. Sono in tema, sono assolutamente in tema. Prego, riportatemi in tema. Cioè, perché tu hai, iniziato un esempio che secondo me dovrebbe essere chiaro a tutti quelli che seguono Liberi Oltre, ovvero il problema del ponte, o se vuoi anche dell'asta, come viene risolto col mechanism design. Però non l'hai concluso. So che in questo momento stai... No, l'ho concluso. Non mai ascoltato. Io ho detto, a questo punto il problema si mostra in tutta la sua complessità. La soluzione lindaliana, che tutti dicono la verità, è una soluzione ingenua, è come tutte le soluzioni utopiche, è una di queste soluzioni che piace alla gente, è facile, no? Certo, ma meccanismo design cos'è? Il problema buttandolo via, come il marxismo, il cristianesimo, certo, il liberismo, il fascismo, nelle loro versioni buone, risolvono i problemi delle interazioni umane eliminando il problema per assunzione, dicendo, tanto gli esseri umani fanno esattamente come ho detto io. No, gli esseri umani fanno quel cazzo che gli viene quando gli conviene. Questo vale per i cristiani come per i marxisti, per i liberisti come per i dadaisti e anche per gli interisti, i milanisti e gli juventini. Anche se gli juventini non finiscono in visti, gli juventivisti, ok? E cioè, e quindi ti ho detto, allora cos'è che bisognerà fare? Nella situazione concreta la gente deciderà di avere un meccanismo appurato che capiscono al volo che nessuno dirà l'assoluta verità. O forse solo il signor Pino che davvero crede in Gesù Cristo e pensa, oh in Allah, scegli tu, per carità, Manitou, Buddha, quel che vuoi, e siccome sa che Allah legge nel suo pensiero, se lui non dice per davvero quanto vale per lui il ponte, morirà senza le 77 vergini, e nemmeno diventerà guerriero, allora lui dirà la verità. Però tolto il signor Pino, che ha questa fiducia enorme nella capacità di ispezione mentale dei padri eterni, tu capisci che gli altri cercheranno di farsi gli affari propri. Quindi chi vorrà il ponte cercherà di pagare il meno possibile. Chi non lo vorrà farà, esagererà a dire quanto lo danno. E via andando, giusto? Ecco. Per decidere, devi decidere un meccanismo. Guarda che il meccanismo potrebbe essere un'elezione. Ma il meccanismo tipico qual è? Un meccanismo di delega indiretta, per cui una democrazia indiretta. Non diciamo nulla sul ponte. Eleggiamo il partito, facciamo due partiti, il partito del ponte e il partito della nuotata. A seconda di chi vince, decide e com'ha. Ecco, anche quello è un meccanismo. E anche quello è un meccanismo nel senso che ha questa caratteristica, quello che vi ho detto, no? Esistono insieme di individui, questi individui sono eterogenei, ok? Quindi hanno una distribuzione, scusatemi, devo prendere un po' d'acqua fra un attimo. Sono eterogenei, quindi per descrivere questi individui, cos'è che facciamo? Utilizziamo la nozione di una distribuzione di caratteristiche che sono le loro preferenze, le loro conoscenze e informazioni, i belief, se vuoi, ok? Che sono come dei parametri, ok? Quindi sono queste
e poi stabiliamo una funzione, no? Una funzione di aggregazione, una social choice function viene chiamata a volte, d'accordo? D'accordo? E questo, cos'è che sta a fare una social choice function? Social choice function prende questi individui, le loro tipologie, la varietà di tipi che sono, e li mappa in un, traduco dall'inglese che mi viene più spontaneo, credo che la semplificazione di questo l'ha fatto un vecchio amico che era mio collega a Northwestern, l'ufficio ce l'avevo proprio accanto al suo, perché eravamo al Center for Mathematical Studies in the Social Science, Stan Ryder, e la chiamava un social outcome, cioè un risultato sociale, che nel concreto sarebbe: il ponte si fa a questo prezzo con tante corsie, Pino paga X, Tony paga Y, la Maria riceve 12 e Michele fa farsi una nuotata. Ok? Quindi c'è un gioco che aggrega in una certa maniera le informazioni, le tipologie e le preferenze delle persone e produce un risultato. Il risultato è un'azione e dei payoff, dei guadagni e delle perdite per gli individui che hanno partecipato al gioco. Questo è un meccanismo. La prevenzione più generale, il meccanismo, vedi, una dimensione molto generale, nella quale, come vedi, puoi metterci dentro letteralmente il mercato della frutta in piazza il venerdì mattina e l'elezione del sindaco e quello che vuoi tu. Ok? Questo è stato il tentativo di risposta della ricerca economica teorica, diciamo così, che non si è arresa all'osservazione di Hayek. Ha fatto bene, eh? L'osservazione di Hayek è troppo totale e negativa. Infatti, ragazzi, l'osservazione di Hayek, pur essendo corretta nel mostrare il problema, poi alla fine lui, portandola all'estremo, se volete poi ne parliamo, no? Si morde la coda, in un senso si autocontraddice, perché dopo ne veniamo, no? Questa idea del cosmos, si trasforma in una teoria dell'azione umana dove non c'è azione umana. Penso che praticamente non si capisce come mai delle volte fai delle azioni che migliorano le cose coordinando decisioni fra due o più individui. Ok? Quindi il buon Hayek alla fine ma si è fatto un po', come dire, si è fatto prendere dalle sue idee. Ok? Quindi la reazione. E quindi Leo Hurwitz in questo e altri, perché ho appena menzionato Stan, tanti altri gli allievi di Leo. Eric Maskin, Roger Myerson, Mark Satterwhite, Paul Milgrom, eccetera, un numero di persone, Ken Arrow, in un certo senso Ken è il bestione geniale dietro a tutta questa roba, okay? Anche se Hurwitz era quello che l'ha preso in petto, no? E tanti altri, purtroppo offendo tanta gente senza menzionare, perché son preso ad ascoltare a voi e la memoria non mi fa un... Finito per menzionare tutti quelli che conosco, sono passati per Northwestern, con cui ho interagito direttamente, ma ce ne sono tanti altri. Sto facendo la figura del pirla, dopo magari dirò degli altri nomi importanti. Hanno preso questo problema e hanno detto, cavoli, è vero, è un problemaccio. La versione socialista semplificata, arriva lo Stato, risolve tutto, è una cazzata. Non c'è il politico buono. Ecco, se volete, c'è l'altra versione di questo, lo stesso interessante, Buchanan and Tullock, Mansour Olson, eccetera, eccetera, no? Quella che viene nota come teoria of the public choice, che si concentra sulle modalità attraverso cui gli agenti che fanno parte delle istituzioni statali, quindi i meccanismi statali, prendono decisioni e ovviamente lo fanno nel tentativo di preservare i loro interessi, di perseguire i loro interessi, ti dice occhio che non è che il funzionario pubblico è lì per fare il tuo bene. Il funzionario pubblico farà il tuo bene esattamente come la farà il macellaio. Il macellaio, se non guardi la bistecca, la tira al volo sulla bilancia sperando che cada un grande peso, tu non te ne accorga e aggiunga 47 grammi, il funzionario pubblico farà la stessa roba col tuo certificato di nascita. Ok? Se a Gavoia è balte, a fa, se no si inventa che non c'è la stampante. Non c'è differenza tra il macellaio e il funzionario pubblico, sono entrambi due esseri umani, se hanno gli incentivi giusti fanno le cose che ti aspetti, se non ce li hanno, non ce li hanno. E tra l'altro, tutta questa cosa è bella perché elimina la nozione di giusto. Non so se vi rendete conto. Io continuo a usare questa parola giusto, ma non dovrei usarla. Perché la sto usando in una maniera colloquiale. Non c'è giusto o sbagliato. C'è, dato un certo incentivo, c'è una certa reazione. Capite?
Sì, fondamentalmente è il problema stesso dell'economia, è come le persone reagiscono agli incentivi e quali incentivi dare per fare in modo che le persone facciano il massimo, diciamo, giusto, corretto? Quindi in un certo senso il punto fondamentale di AI era che nel mondo le persone ci sono determinate informazioni che sono cosiddette informazioni pubbliche, di dominio pubblico, come la si vuole chiamare, e poi ci sono informazioni private, che sono informazioni che i singoli individui hanno su loro stessi e che nel 99% dei casi non rivelano. Quindi il punto fondamentale è che per poter prendere le decisioni a livello centrale per garantire un ottimo sociale, tu dovresti conoscere non solo tutte le informazioni pubbliche, ma anche tutte le informazioni private. A questo punto arriva quello che stava dicendo prima Elia sui big data, che a cui in parte hai già risposto, hai detto sostanzialmente che lì ci sono le informazioni pubbliche. Però un'altra persona ti potrebbe dire a questo punto, ma Google, per esempio, ha al suo interno un sacco di informazioni che in parte sono quelle private, cioè sono anche le ricerche su internet, le più strambe che puoi fare, che alla fine possono rivelare molto di te. Quindi in un certo senso, con tutta quella conoscenza, ipotizziamo Google o Google più Amazon, la facciamo enorme proprio. Se tutte quelle conoscenze fossero a livello centrale, in teoria con quel livello di conoscenze sarebbe possibile arrivare a un ottimo che le singole persone magari non possono neanche immaginare, o anche in quel caso c'è un problema? Mi sembra ovvio che ci sia per definizione, lasciamo stare, perché tutte queste informazioni richiederebbero un modello del cervello, giusto? E ne richiedono un modello infatti di 7 miliardi di cervelli. E comunque qui comincia un gioco, perché adesso io so che tu giochi con me, infatti lo sappiamo già, che giocano con noi. Ogni volta che apro una schermata di Google per ricerco qualcosa di commerciale, io mi salto gli annunci. Infatti io tipicamente salto alla terza pagina e poi mi vado un po' in giro. Gioco con Google. È amico mio da quando è nato. Sergei l'ho visto bambino col suo software, giusto? E Sergei lo sa che io faccio così. E Sergei sa quanti ci sono come me che fanno così. E Zuckerberg mi sta sul cazzo, quindi tutto ciò che Facebook mi propone, io a priori non lo guardo. Alcuni adorano Zuckerberg. E quindi tutto ciò che Facebook gli propone, se è nella pagina giusta, quella del moroso, lo prendono. E lui lo sa. Questa cosa qua. Capisci? Per carità, ma questo non vuol dire che big data non possa essere utile. Che poi big data vuol dire semplicemente, a me fanno un po' ridere. Abbiamo sempre cercato dati micro, ne abbiamo di più. Quando io mi occupavo di teoria del caos, mi piaceva avere più dati possibile, a frequenza più alta possibile, perché il modello di quello parlava. Tutti i colleghi si sono sempre occupati di teoria del consumatore, non abbiamo mai scritto del consumatore rappresentativo, noi parlavamo dei singoli consumatori. Infatti il modello di teoria del consumatore funziona molto meglio quando lo confronto a dati disaggregati micro a alta frequenza che non il consumatore aggregato su dati quadrimestrali. Quindi non sto sputando sulla cosa, non sto dicendo no, non è utile, sto dicendo occhio, che c'è un problema comunque irrisolvibile e di grande complessità, che è quello che comunque giochiamo. Che se vuoi è una delle mille versioni di quello che nota gli econometrici, chi fa macro, come la critica di Lucas, che precede Lucas. Bob l'ha solo cercato di spiegare agli econometrici che fondamentalmente gli esseri umani sono fondamentalmente utilitaristici prodomo loro. Anche quelli generosi, perché il generoso ha una certa nozione di ciò che è bene e quindi cercherà di comportarsi per realizzare questa sua visione del mondo. È inutile dire, no, ma alcuni sono altruisti. E quindi l'altruista sarà uno che interagisce per far sì che avvengano cose a favore di altri che lui ritiene meritevoli di ricevere benefici. Ma anche lui ha una funzione obiettiva, non è che sia diverso da me. Beh, gli esseri umani sono purposeful, come si dice, no? Hanno dei propositi e ritengono che questi propositi siano scelte di libertà. Lasciamo stare la discussione se c'è free will o no. Io faccio parte con Palma del gruppo che da sempre pensa che non esista. Però è un'ottima finzione e non è l'argomento di stasera.
dentro ai limiti analitici stasera, assumiamo che ci sia libertà di scelta. E quindi nel momento in cui tu raccogli dati su di me e io lo so, io cambierò atteggiamento, perché capisco che mi vuoi portare a fare certe cose. Capisci, Nazarello, quello che voglio dire? A meno che tu non sia super god e abbia il modello perfetto del mio cervello, ma che io sappia del mio, del tuo, di quello di Lorenz, di quello di Umberto, di quello che ci ascoltano, di Dutch Schaffer che dice buonasera, di Silvio O, eccetera, 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 di Stefano Martinazzi. Sostanzialmente il problema per superare questa roba è che tu riesci a creare un modello così preciso che con delle informazioni che tu riveli o non riveli, sei in grado di predire una cosa che magari neanche tu riesci a immaginare. Questo è il livello, che è il livello Dio, sostanzialmente. Secondo me è esatto. Contraddittorio, ma adesso non andiamo lì, non c'è Adriano, io mi fermo sempre prima di avventurarmi in quei giochetti russelliani, però io ho la vaga impressione che sia un sistema che si autocontraddice, perché conosce se stesso, non si capisce se gioca con se stesso, ma sì, comunque è una roba, va bene nei film di fantascienza, ecco, questo è uno dei grandi problemi. Proprio ieri sono capitato in un triste dibattito in cui purtroppo si confonde la letteratura, la fantascienza, i racconti anche affascinanti con la realtà. Molte di queste artificial intelligence, calcoli, per carità, sono 80 anni che nella letteratura occidentale, specialmente di origine americana, ci raccontiamo queste robe. Molti di noi, a me non è mai piaciuta tanto, perché sono proprio di origine contadina, cioè i piedi piantati proprio per terra. Non mi ha mai affascinato più di tanto, ho letto qualcosa. Però molte persone confondono la realtà in cui viviamo con Orwell o con le loro fantasie. Per carità, le fantasie sono divertenti, possono anche essere un'unità di misura, ma al momento così non è. Quindi tutto questo non è per dire che usare i grandi database, micro, bla bla bla, non sia utile. Immagini sia utile. Sono utili, poi, come al solito, come i martelli, no? Si può usarli per piantare i chiodi che tengono sui quadri, puoi usarli per sfasciare la testa di vicino. Cioè, quella è una scelta tua, no? E di nuovo c'è il libero arbitrio. Ma tornando insomma ai nostri, questa è l'idea del meccanismo. Quindi c'è una letteratura gigantesca che comincia, e va detto, cioè Leo Hurwitz, l'aspetto autobiografico conta, perché gli esseri umani sono motivati, io ero un socialista. Nell'animo. Era un uomo fantastico, un intellettuale grandissimo, per tutta la vita. Era uno che sapeva tutto. Mi prendono in giro perché io in Italia ho l'abitudine a cercare di essere un po', come dire, sapere un po' di più del proprio orticello. Sembra essere scomparsa, no? Quindi cercare di essere interdisciplinari sembra un difetto. Leo era un uomo di conoscenze notevoli. Quando dedichi la tua vita a studi di cose, anche delle volte decidi che certe cose non le scrivi, sono banali, quindi non vale la pena perdere tempo a scrivere, meglio studiare, finisci per diventare esperto di storia di un posto, e ti studi tutta la letteratura rilevante, cominci a capire un po' di fisica matematica, la capisci, vuol dire che non è che tu sia un ricercatore nel campo. E io ero una persona di una cultura francamente notevole, affascinante, che aveva, si era posto tutta la vita praticamente, lui è un ebreo polacco che scappa, polacco mi pare, sì, polacco, sì. Che scappa ovviamente. Nato a Mosca. Sì, è nato in Russia. Perché il padre era di Varsavia, sì. Esatto. Giusto per aggiungere un'informazione a quello detto prima, era così multidisciplinare che ha lavorato sul radar, sul progetto per inventare il radar. Sì, tenete conto che tutti loro, tutta la banda Bassotti degli economisti matematici che poi finirono a Coles Commission, un buon numero di loro, quelli che erano in America, finirono tutti a lavorare all'ufficio per strategica. Per esempio, mi ricordo il mio primo incontro con Kenaro fu affascinante perché mi voleva raccontarmi assolutamente le cose che aveva imparato di meteorologia e di movimento del vento sulle ali degli aerei, che aveva a che fare con turbulence. Sapeva che mi interessavo di chaos al tempo, era 86. E quindi quello che lui sapeva di turbulence, che aveva imparato ai tempi della guerra quando lavorava sulla turbulenza delle carlinghe degli aerei, insomma. Quindi cioè, la gente giovane a quel tempo, credo che Ken fosse 24, 23, 24. Quindi guerra aveva 25 anni neanche, no, anzi meno ovviamente, 21,
forse era il 22, live era il 19, che era il 21. Aspetta, fammi ricordare. Sì, che era il 21, perché adesso mi ricordo, il suo compleanno per 65 anni era 1986, è stata la prima volta che era Stanford invitato lì. E se abbiamo fatto il compleanno per il 65, quindi era il 21. Ah, e invece McKenzie, il mio advisor, era il 19. E quindi durante la guerra aveva 22, 23, 24 anni. E sì, tutti avevano a che fare. Alcuni sono finiti a Rand, tipo Shapley, insomma. Vabbè, gente di quel tempo. Anche Shapley si occupava di questo problema, la Shapley Value. Esatto, Shapley è quello della teoria dei giochi, indici di potere e quant'altro. Come, scusami? Shapley è quello che ha fatto con Shu, è quello che ha realizzato gli indici di potere in relazione ad esempio tra le elezioni e quant'altro. Ha fatto anche quello, perché poi ha fatto molto lavoro applicato con Martin Schub, ma le idee esatto, questo Lloyd, è più complesso. Roy Lloyd era un grande matematico, sono stato fortunato a giocare, era un collega, anche un amico, una persona stranissima, sembrava un barbone. Lasciatevi racconti una cosa. Ho scritto un articolo recentemente su Shapley, per quello. Ho scritto un articolo su Lloyd. Dovresti chiedere a David Levine. David era molto amico di Lloyd Shapley, perché era stato suo allievo, eccetera. Sì. E allora, lasciatevi racconti una cosa. Voi sapete la storia del Beautiful Mind, no? Del film su Nash, tutti si fanno le pipe che sono amici di Nash, povero Nash. Sapete, no? Pronto? Ci siete? Dove siete andati via? Certo, no, ci siamo. Siamo mutati tutti, Michele, perché ci sono problemi di audio, sì, purtroppo. E allora, questo lo scoprì, allora Lloyd Shapley e John Nash erano molto amici, perché Lloyd, cioè, povero Nash era schizzo per davvero, Lloyd non era schizzo, ma il boccio, cioè, girava questo sacchetto della spesa con dentro gli appunti, c'aveva continuamente le unghie sporche, era un personaggio da ridere. Simpaticissimo, però tre volte c'aveva poi dicono io mi incazzo. Lloyd c'aveva delle incazzature. C'aveva delle incazzature che ti mandava a fanculo, ma a dei livelli solo perché avevi sbagliato a fare una formula sulla lavagna finché lavorava. Cioè, ci beccava, calmati, a fanculo. Vabbè, ciao. Vabbè, simpaticissimo. Io lo trovo simpaticissimo. Comunque, quelle poche volte che andavo in ufficio presto, quando ero io, sia lei, perché avevo due abitudini, tiravo tardi la sera, quindi sono andato per pranzo. A quel tempo, era l'87-88, nella mail room c'era un fax, ancora arrivavano i fax. E tante volte, non, però, c'era sti file di fax enormi, arrotolati, con tutte le robe scritte a mano, gigantesche. E un giorno, arrivato a poco, vedi Lloyd Shapley che entrava tutto frettoloso, tagliava sto affare, lo metteva una cosa, tagliava a pezzettini e se lo portava in ufficio. E cioè, un giorno a pranzo gli dici, ma che cazzo è sta roba? Cioè, dicevi sti fax assurdi, gli dici, that's John Nash. He writes me his ideas. E lo che è a Princeton, che è tre ore avanti di Los Angeles, l'altro gliele mandava, alle 6 di mattina di Princeton, alle 3 della notte di Los Angeles, questo va andare in ufficio alle 8 e trovava, gli rispondeva se si mandavano robe strane. E quella cosa famosa, allora, dice, ma sei amico? Sì, ma vi capite, sì. Quella cosa lui lo ripeteva sempre, che John Nash is a son of a bitch, but he has a beautiful mind. La frase completa è questa. Poi è venuto The Beautiful Mind, ma la frase vera di Lloyd Shapley è John Nash is a son of a bitch, but he has a beautiful mind. Ok? Che è una cosa molto bella fra certi personaggi, perché... Certo, credo però... Credo di poterla dire anche di me stesso, ma credo di poterla dire di alcuni amici. No, però il film Beautiful Mind certe volte fa un po' di errori, quindi non... il film Beautiful Mind è una buffonata, infatti Shapley era incazzato nero, è pieno di errori. Tra l'altro l'errore principale è quando vado a prendermi qualcosa da bere, perché mi sento che parlano troppo, e quando cercano di spiegare l'equilibrio di Nash e dicono una stronzata. Sì, sulle... L'ho visto al cinema come esploso, sono proprio esploso nel mezzo del cinema, ma che stronzata! Quando gli hanno chiesto a John Nash, lui ha risposto dicendo che secondo lui non avevano neanche provato a spiegarlo. Non è che se l'abbia l'equilibrio di Nash, non è una roba difficile l'equilibrio di Nash, no? Sì.
Io penso che tu voglia fare certe cose e dato quello che tu pensi, io faccio certe cose. Tu pensi che voglia fare certe cose e dato quello che tu pensi, di quello che io penso, fai certe cose. Se quello che io scelgo di fare è la miglior risposta possibile a quello che tu scegli di fare e se quello che tu scegli di fare è la migliore risposta possibile a quello che io scelgo di fare, siamo in equilibrio di massimo. Insomma, non è proprio una roba che... Basta stare attenti un attimo. Un altro che mi ha guardato storto, come dire, Boldrino, ha detto qualcosa di sbagliato. No, prof. Vado a bere. Datemi un secondo, va. Tanto vi sento, mi parlate pure. Sì, mi sembra di fare quelle call private. Qui chiede di alzare, va. Però, detto questo, un altro tema che volevamo sottolineare questa sera è sicuramente l'asta di Vicri. Io non so se chi è che si azzarda a dare una prima definizione tra Nazza e Lorenz, che sicuramente ne sanno 100.000 volte più di me questo tema, e poi magari a sentire. Ne sappiamo anche 100.000 volte meno di Boldrino, e questo è il problema, perché poi torna e sente anche. E vabbè dai, rischiala Lorenz, vai, raccontacelo un attimo, secondo me ha senso parlarne. Perché potrebbe essere, cioè, diciamo che si inserisce sicuramente in quel discorso che sta facendo Michele sulla questione del ponte. Ma vado sì, io sì, quindi. Sì, ormai sei te, il mio capo espiatore. Allora, proviamo a spiegare l'asta di Vicari in modo da rendere anche più intuitivo per chi ascolta cosa sono i Truth Revealing Mechanisms. Allora, voi quando date un'asta di solito vedete un bene, gli attribuite un valore consciamente o inconsciamente, fate conto un telefono, no? Un telefono nuovo costa 500 euro, sapete che è usato e secondo voi un telefono usato come quello dovrebbe valere 250 euro. In un'asta normale cosa succede? Si compete, cioè si fanno i bids e si cerca di aumentare fino a cercare di vincere senza sicuramente superare quel prezzo. Perché se per te il telefono vale 250, difficile che lo paghi di più. Quindi che succede? C'è una tendenza al ribasso in questo caso. Allora, è arrivato Vicri, che era questo economista matematico canadese, se non ricordo male, e si è venuto fuori con questo meccanismo che si chiama Second Price Auctions, poi nominato Vicri Auctions. Che succede in questi casi? Te punti un prezzo, e se vinci non paghi il prezzo, ma paghi il secondo prezzo più alto. Cioè, per vincere ovviamente devi essere quello col bidding più alto. Però non paghi il tuo bidding, paghi il secondo più alto. Quindi che succede qua? Te puntare di più non ha senso. Perché nel caso tu vinca, fai conto, io dico che il telefono per me vale 500 euro. O 1000 euro, facciamo conto se un telefono per me vale 1000 euro. Per un'altra persona vale 800, per un altro ancora vale 600 e via dicendo, no? Per me puntare di più non ha senso, perché se punto, abbiamo detto 1000, quello è il valore che gli attribuisco, se punto 1200 pago comunque 800, che è il secondo price più elevato. Però se arriva qualcuno che attribuisce valore 1100 e io ho puntato 1200, perdo 100 euro, perché il valore attribuisco al telefono è 1000. E finisco col pagare 1100, anche se ho puntato 1200. Quindi non c'è l'incentivo al rialzo. Non c'è neanche incentivo al ribasso per motivi speculari. Se io ho no, ma stai dicendo giusto. Non c'è neanche incentivo al ribasso, perché se per me vale 1000 ed è quello più alto, e per il secondo price è 800, se io punto meno, finisco comunque a beccare 800 come pagamento da versare. A meno che io non punti così in basso, ma lì non ha senso. Cioè lì punto così in basso che non sono più il più elevato, quindi vabbè, morale della favola, io ho tutti gli incentivi a rivelare il mio prezzo, cioè il prezzo che io attribuisco al bene. E mi sembra sia una weekly dominant strategy, se non ricordo male, e quindi è un truth revealing mechanism in questo senso. Queste weekly auctions sono interessanti perché, ora non so se vengono usate, questa è la mia domanda per lei, prof,
secondo lei vanno usate nei procurement, government procurement? Nelle condizioni in cui Vicri funziona, certo che sì. Anche lì, no, hai citato perfettamente, ecco, Vicri è il meccanismo di Vicri. Vicri credo ha preso anche lui il nome, no? Assieme, chi l'ha preso? Io. L'ha preso nel 96, prof, se si ricorda con chi l'ha preso. Non mi ricordo più. Mi ricordo che l'ha preso, e mi ricordo che poverino si è anche fatto male, perché lui questa roba della Vicri Auction l'aveva fatta da giovane, non gliene fregava niente. Era diventato tutto di sinistra, voleva fare il socialismo. Insieme a Mirles. Mirlis. Con non Mirlis, so come si pronuncia. Mirlis, per la mia informazione. Infatti è paradossale che abbiano dato il premio Nobel prima a Mirlis e Vicri che non a Hurwitz e Myerson e Maskin. Una roba stranissima. Vabbè, ma le Vicri Auction prof sono del 60, cioè proprio vecchie. Ma sono stati precursori o no? No, ma lì il problema se l'era pensato prima. Leonard Horowitz in pratica ne ha parlato la prima volta 60-61, le aste di Vicri sono di subito dopo, poi dopo si è espansa il primo articolo di a parole di Horowitz su American Design degli anni 50. Errore mio, allora. Ma il problema del American Design Horowitz l'aveva posto. Poi il Revelation Principle è di dopo. Ma se stiamo andando nel tecnico, non so se ci serve a davvero questo livello di interesse. No, ma credo che invece di interessi. Credo, già leggendo i commenti, le persone sono estremamente interessate. Il Revelation Principle, wow. No, però magari potrebbe risultare utile anche dare due concetti su questa cosa qua, anche brevi, giusto per buttare il sasso. Poi, tanto, sappiamo che chi segue Liberi Oltre, soprattutto questa live è un po' più alta di livello, cerchiamo di farla un po' più alta, ne andrà poi a leggersi i paper e quant'altro. Magari qualcosa lo possiamo già condividere, magari in Azza dopo facciamo un bel tweet in cui cerchiamo di buttarci le fonti che abbiamo seguito noi. Però magari spiegare anche questa cosa del Revelation, secondo me, ha senso. Se hai voglia, Michele. No, si può provare, però è un po'... devo concentrarmi. So che ti sto mettendo in difficoltà, lo so. No, la mia difficoltà è cercare di mantenere in un linguaggio, semplice. Semplice, no? Cioè l'idea che puoi ottenere questo meccanismo del truth telling, cioè che la gente riveli direttamente le sue preferenze, come nella... Ecco, la cosa che ha appena fatto Lorenz forse va bene, no? Se scrivi quella cosa come un gioco, quello che lui ha descritto, fra i vari giocatori che vogliono comprarsi l'oggetto, il meccanismo di Vicri ti porta a rivelare il valore vero del bene per te al nascere equilibrio. Questo vuol dire che per ogni dato meccanismo in cui ci sia un outcome che è truth telling, ne esiste un altro meccanismo equivalente, nel senso di social payoff, ok? In cui in equilibrio, nell'equilibrio, vabbè, lo chiamano Bayesian Nash Equilibrium perché si assume ovviamente che la gente abbia delle prior di belief sugli altri. Quindi nella Bayesian Nash Equilibrium i giocatori rivelano la verità. In un certo senso dice che data ogni circostanza in cui tu hai un meccanismo ipotetico anche che porta le persone a dire la verità, a rivelare le loro preferenze, le loro valutazioni dei beni, dei loro costi in maniera sincera, puoi costruire un altro meccanismo, okay, che ha la struttura del gioco e che ha un equilibrio Bayes-Nash dove le persone in equilibrio dicono la verità. No, un teorema, se volete, ottimista, giusto? Perché dice che in potenza tu puoi sempre
se è possibile che le persone dicano la verità, puoi sempre costruire un meccanismo in cui la dicono in equilibrio. Ok? Ok, perfetto. No. Perfetto, sì. No, vediamo di... Perché so che non ti mettiamo in difficoltà, però ti mettiamo magari in difficoltà sul semplificare un concetto che è complesso, è un'altra cosa. Visto che ho ricevuto anche dei commenti. Guardi, non so cosa. Io non sto guardando i commenti, anche perché mi sono impegnato a bermi la birra. Giusto. Come avete visto, adesso mi fumo. Il punto è, c'eravamo posti la domanda all'inizio. Urcic quindi è un... ce l'hanno riposta, tra l'altro, ce l'ha riposta Francesco. Urcic quindi era un austriaco o non era un austriaco? Perché c'è qualcuno, vabbè, questa settimana diciamo che è stata molto turbolenta su questo tema, sappiamo. Sì, sì, abbiamo scherzato su questo. Questa è una storia che dura da molto tempo. Ritorniamo sul leggero, poi magari... C'è chi è che vorrebbe diciamo, attribuire agli austriaci le scoperte di Urcic, addirittura. Dire senza gli austriaci... No, c'entra niente. Allora, quelli che esatto, si autoproclamano... Allora, la cosa ha un'origine storica. Ok? L'impero strugarico una volta esisteva. E l'Austria era una roba più grande di quella di adesso. Ed era, obiettivamente, se non il centro intellettuale d'Europa, uno dei centri intellettuali d'Europa e del mondo. Ok? Specialmente prima della Prima Guerra Mondiale. Non solo, le scienze sociali, nel senso ampio, erano molto praticate, c'è un grande interesse da Freud, no? Quindi anche l'area, se volete, dell'economia e dell'economia matematica. Okay? Che hanno letto le cose sulla scuola di Vienna e queste cose. Una serie di economisti di origine austriaca. Io non sono mai andato a guardarmi bene le biografie, non mi ricordo dove fosse nato Schumpeter. Cioè Böhm-Bawer, per esempio, di sicuro era tedesco, dell'attuale Tedeschia, come mi piace chiamare la Germania tedesca. Francamente non mi ricordo dove fosse nato Schumpeter. Repubblica Ceca. Ecco, quella che adesso è la Repubblica Trest. Sì, Trest. Sì, ma il tempo era... parte dell'impero austro-ungarico, infatti lui voleva essere il miglior cavallerizzo a Vienna, no? Sapete la storia? Non mi ricordo più se era il miglior amante, il miglior cavallerizzo, perché aveva il territorio, doveva essere il miglior economista del mondo, il miglior cavallerizzo in una certa zona e il miglior amante in un'altra zona. Andava, però non mi ricordo l'ordine, c'è la sua famosa battuta che ha fatto l'anziano, ha detto ho raggiunto due dei tre obiettivi, senza dire quali. A me è simpaticissimo Schumpeter, lo adoro. Anche quando dice cazzate, era uno di più insopportabile. Vabbè, era uno sveglio al quadrato. Quindi anche lui viene considerato austriaco, come vedi, infatti era cieco, no? Perché? Quindi c'è anche una nozione estensiva. Bene, in questi ambienti, svariati di questi, Schumpeter da un lato, Mises dall'altro, erano un po' i due guru. Schumpeter è uno che l'ha presa molto sull'applicato, Mises era più, francamente, questa passione per Mises è proprio quella tipica del liceale, perché è un grande affabulatore con pochi contributi teorici originali. Ok? Sì, francamente sì. Perché? Perché lui scrive e riflette più o meno in contemporanea con altri anglosassoni, con il famoso Varrà, eccetera, eccetera, un po' precedente a Pareto, che tutti si rendono conto che c'è una maniera di riflettere, mettere in ordine alcuni concetti economici, che fondamentalmente partono dal fatto che le società sono fatte di individui. Gli individui, volenti o nolenti, cercano di agire, di prendere decisioni personali. Okay? Per carità, possono essere anche costretti, possono essere anche sentirsi parte di un gruppo, di una religione, di uno Stato, di un partito, di una classe sociale, quello che volete voi. Però alla fine, anche se decido che sono parte della religione cattolica e obbedisco ai precetti del Papa, il Santo Catechismo, lo decido io. Nella stessa maniera che decido di farne parte, posso anche decidere di smettere. Quindi, certo, finché sono fedele e obbedito, posso poi dirmi, vabbè, Boldrin si comporta come membro di un gruppo, quindi va pensato come elemento in un gruppo, con le coercizioni sociali che questo implica. Senz'altro, però, nella misura in cui mantiene un grado di libertà di scelta,
lo fa. No, infatti, come sappiamo, i cattolici stessi, anche quelli praticanti, poi a volte peccano. Che si dica, no? Peccano e nel peccare manifestano la loro individualità, giusto? Ognuno pecca come vuole, c'è chi pecca per la gola, c'è chi pecca. Non facciamo l'elenco, se no finiamo sul sesso come al solito. Bene, allora la idea si diffonde e svariati cercano di cominciare a formalizzarla, l'idea delle funzioni di utilità, l'idea che cerchi di fare il meglio possibile, l'idea che alla fine hai dei vincoli, eccetera, 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 no? E l'idea, sì, tutti lo stanno ripetendo, sì, la morale era parte del... Tutti questi ragionano, e beh, nasce quella che viene chiamata come l'economia neoclassica, che è nient'altro che l'economia che ha fatto un passetto avanti, secondo me utile, con alcuni strumenti di formalizzazione. Alcuni di questi sono stati contribuiti da persone di origine austriaca, ok? Che sono, questi risultati, se volete, cerchiamo anche di fare l'elenco, ma insomma, no, alcune cose non è un divulgatore, alcune cose sono molto originali, Non so se Francesco Zucchini si riferisce a Mises. Perché al tempo erano i primi che ci pensavano e cercavano di metterli in ordine. L'economia precedente era un po' quella marxista, se volete, o quella di Ricardo, Smith, c'era Marshall ragiona anche lui, in particolare sul meccanismo dell'impresa, la singola impresa, come dice l'imprenditore, si inventa le funzioni di costo, le curve di costo, tutte queste cose che si insegnano, gli strumenti base. A cui poi ne abbiamo aggiunto altri, non è che siano santi quegli strumenti, vanno bene in certe situazioni e non vanno bene in altre. Cioè, cacciavite Philips va bene se la vita c'ha la croce, se non c'ha la croce, cacciavite Philips non aviti la vita, devi fare... Ecco. E quindi questo gruppo di persone, se volete chiamarla scuola, è perché interagivano fra di loro, ma interagivano anche con gli altri, non è che interagiscono solo fra di loro. E hanno scritto cose diverse. Schumpeter, che a mio avviso è forse, assieme a Hayek, quello più geniale, quello che ha contributi originali più duraturi, su certe cose devia tranquillamente poi dalle opinioni degli altri. Ok? Basta. I loro contributi, diciamo così, che stanno in piedi, che hanno o ben la forma di teoremi, o ben sono dei risultati empirici, pochi, perché al tempo... No, l'analisi statistica, cioè i dati erano pochissimi, non c'era big data, quindi per carità, con i dati che avevano qualcosa trovavano, ma valeva quel giorno e poi il giorno dopo era già sparito. Alcuni risultati, Menger, certo, qualcuno ecco, mi ero ricordato Menger, certo, anzi Menger mi sa che viene prima di Mises. Sì, bravissimo, Giuseppe Giunta. Sì. Non mi ero preparato con le note per una lezione di storia del pensiero economico alla fine dell'Ottocento. Inizio del Novecento. Menger mi sa che viene prima di Mises, sì, anzi senza mi sa, piuttosto certo. Contribuiscono a quello che poi diventa l'economia moderna, con queste nozioni di cui stiamo parlando. Gli individui che decidono, le cui utilità, le restrizioni di bilancio, l'interazione fra individui, quindi la ricerca dell'equilibrio economico generale. Le prime ricerche sull'equilibrio generale, anche queste avvengono in ambito austriaco. No? Cioè, questa scuola... questo gruppo, questo seminario in cui provano i teoremi di punto fisso per la prima volta, ipotizzano che possa funzionare, von Neumann porta in giro la cosa, poi alla fine il teorema vero lo fa, guarda caso, un allievo di von Neumann, che è Lyon e Mackenzie, e quasi contemporaneamente, ma dopo, anche se hanno avuto più fama, su questo vi invito a leggere un libretto molto bello di Roy Weintraub, che si intitola Searching for Equilibrium, una roba del genere. Io, come sapete, queste robe sono sempre molto impreciso. La prima prova completa. Ripeti di chi è, scusa, Michele? Aspetta, ve lo cerco, ve lo faccio vedere. Esatto. Roy Weintraub. Che poi dopo linkiamo tutto, quindi. Cioè, c'è Nazza che fa un ottimo lavoro su questo. No, più che altro perché, sai cosa? Che se uno pensa... Finding Equilibrium, si chiama Finding Equilibrium. Harold the Brain Mackenzie and the Problem of Scientific Credit. Come dice il titolo stesso, poi ve lo mostro, faccio un screen share. Dov'è che mi fa screen share? Dammi un attimo. È un bel libro, anche perché un po' perché dà al mio vecchio maestro il credito che gli spetta. Il mio vecchio maestro è Lyon. Era quello che citavi con Forchielli 2 anni fa?
Sì, l'ho citato anche con... Ok, ho capito. Eccolo. Dupe è uno che ha messo in ordine le note di Weintraub. Ecco, questi tre signori qua sono, questo è Canaro, questo è Gerard Debreu e questo è Lionel McKenzie. Ok. In tarda età, tra l'altro, questa foto di Ken è più quella di Lionel è un po' vecchiotta, di quando era vecchio. Okay? E questo libro descrive molto bene proprio la storia, proprio con i documenti, le lettere dei referee, eccetera, di questi paper di metà degli anni 50, in cui c'è la prima prova formale di che sotto certe condizioni c'è un equilibrio competitivo, okay? E mostra che la prima prova è quella di McKenzie, e che c'è stata poi una roba riffe raffe, insomma, leggetevelo, un po' sporchina, che ha distribuito il credito anche agli altri due, che poi alla fine si tende a scuola a dargliene più a loro due, e a Lionel, mentre la vera prova originale di Lionel, che è anche la più bella. Un grande dell'economia matematica moderna, che è Truman Bewley, c'è un bellissimo articolo sulla, mi pare, Journal Mathematical Economics del 1982, che si intitola Turnpike Theory, in genere Equilibrium Theory, in cui comincia dicendo, lo sappiamo tutti, che la prova bella, giusta e più appropriata dell'equilibrio concorrenziale è quella di Lionel McKenzie. Punto, fine. E Truman era un allievo di Debreu. Okay? E Truman era Truman, è Truman, è uno con un certo status. Okay? Ecco, quindi, da quel mondo lì, che però non è un mondo chiuso come tutti si immaginano, che c'era sta... gruppo di austriaci, tutti nati a Vienna, anzi tutti nati a Salzburgo, anzi tutti nati a Innsbruck, tirolesi, armati contro il resto del mondo. Questa è una fantasia di quattro cretini che vogliono fare la religione quando non c'è bisogno di religione. Hanno fatto ricerca scientifica e assieme ad altri hanno contribuito allo sviluppo dell'economia teorica contemporanea. In epoca recente si usa, in questo senso io dico che non esiste una scuola austriaca, non esiste una scuola austriaca perché i risultati solidi, duraturi, validi, probabili e sulle quali siamo tutti d'accordo, di costoro, ok, appartengono a tutti noi. Sono condivisi dagli inglesi, dai francesi, dagli italiani, dagli americani, da chiunque. Da Leo Hurwitz, che era polacco, russo, appunto, come ci è stato detto, eccetera, eccetera. Poi, ognuno di questi qua, in forme diverse, ha sviluppato alcune ipotesi o ha sottolineato alcune cose, no? Forse in maniera più forte, però sono, quelle sono a livello di opinioni, e non so in che senso sia una scuola, è più una religione, cioè per esempio la tendenza oggi dominante in quelli che si autoproclamano di scuola austriaca, si bagnano, è rifiutato. Bagnai si dichiara di scuola austriaca? Eh? Bagnai si dichiara di scuola austriaca? Ma no, c'è qualcuno che ha fatto una battuta. Ah, ok, no, perché mi era sfuggita questa gente. No, Fabio, non vi parlo di Jesus Huerta de Soto, perché tanto vale appunto che parli di Bagnai. Allora, alcuni di questi hanno preso alcuni aspetti dei risultati interessanti di Mises, di Hayek, di Schumpeter, eccetera, e li hanno francamente trasformati in una religione. D'accordo? E qual è la religione? È una religione un po' assurda, perché ripete continuamente cosa? Che il calcolo economico è impossibile, che non puoi fare i modelli dell'azione umana. Le persone che pensano 0-1, io ho appena detto che in risposta a Nazareno che non credo che Big Data farà mai il modello vero, buono, che funziona, no, come i modelli della meccanica classica, per spiegare il mio cervello, quello di Nazareno, quello di Lorenz, quello di Umberto e quello della signora Pina. E come interagiscono. Però questo non vuol dire che l'alternativa sia rinunciare a capire qualsiasi roba dei nostri cervelli. Qualcosa si può capire. E non è neanche che abbia questa idea che un giorno capiranno tutto. No, no, magari non capiranno mai tutto. Io non credo sia possibile. Però capisci qualcosa. Non è che curerai tutte le malattie, non è che vivi all'infinito. Però magari vivi bene fino a 85, cioè la medicina, nessun medico si sogna che ci darà mai la vita eterna, giusto? Questo non vuol dire che bisogna smettere di fare i medici. Cioè. La logica un po' del piffero. Infatti è una logica ridicola, cioè, per quello non sono da prendere seriamente. Vogliono chiamarsi scuola, io li chiamerei setta.
tutto là. Quindi l'affermazione sugli austriaci che io faccio è questa, ovviamente un po' provocatoria, perché a loro gli piace, ai membri della setta, chiamarsi scuola. Io dico la scuola austriaca non esiste, nel senso che le persone che ho nominato hanno dato contributi che sono parte del patrimonio condiviso da qualsiasi economista teorico. Ma questo ragionamento vale anche per quella che viene definita scuola di Chicago, cioè in generale per tutte quelle che vengono chiamate scuole, nel senso... Ma certo! Ogni economista ha portato un pezzo che oggi usiamo oppure che rigettiamo, in sostanza. Esattamente, cioè, ed è sciocchino, è proprio una cosa infantile, religiosa, voler far finta che ci sono queste scuole contrapposte. Certo, sono individui e gli individui hanno delle preferenze, devi applicare, come dire, poi non è economia, il metodo delle scienze sociali e dell'analisi dei comportamenti umani anche a te stesso. Quindi certo, Milton Friedman, per dire, era uno che siccome aveva lavorato su certi temi aveva capito anche delle cose interessanti, no? Permanent income, tutte queste cose qua sono delle cose buone, no? Le cose che lui aveva capito sui meccanismi di trasmissione monetaria sono delle cose buone, no? Giusto? Ovviamente lui tendeva a dare molto enfasi alla sua metodologia, alcuni suoi risultati, perché nella gara per promuovere le tue idee ci sono persone che ci mettono anche molto, molto ego, e quindi Mises ha predicato a lungo, io direi, vedete la teoria della moneta di Mises, fa ridere, perché è una bella descrizione, sapete, ne discutiamo, cioè una bella descrizione ragionevole di come funziona la moneta fino al 1500-600. Poi si perde, perché comincia questa storia che la banca frazionaria non è moneta vera, che se non è oro non è moneta, che solo l'oro è moneta, che ci vuole il 100% del controvalore, che non puoi avere fiat money. E perde, non riesce a capire che la moneta ha un aspetto fiduciario, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insistere su quella cosa lì, che non ha una base scientifica, perché c'ha tutta l'evidenza di mezzo millennio che gli dice no, hai torto. Quindi per carità, tu puoi decidere che chiami moneta solo quella roba lì e che solo quella è la moneta e tutto il resto è un furto. Cioè, per dirvi adesso, Jesús, un altro Jesús, non Hernández de Soto, ma un altro spagnolo, mi ricordo come si chiama, lo conoscevo proprio per un periodo in un comitato scientifico, ma lui era anche divertente, c'ha sta roba per cui secondo lui il deposito frazionario è un furto perché viola il contratto di deposito. Quindi dice, ascoltate, vabbè, però non ha una natura scientifica condivisibile, che siamo tutti d'accordo, è una specie di strana valutazione soggettiva che tra l'altro fa pugni con la maniera in cui funzionano da secoli le banche, funzionano abbastanza bene in media. Sì, no, perché questi poi arrivano su dei concetti tipo il golden standard, questi, cioè, partendo da queste assunzioni poi ti arrivano a dire che bisognerebbe tornare al golden standard, cioè se non si rendono conto che questa roba qua significa andare dritti verso la dominazione cinese e russa. Cioè, no, non lo so, dominazione di chi, no, lascia stare, anche tu non dire cose esagerate. No, ovviamente pensare che solo il golden standard è una maniera di avere un sistema monetario, sì, è una totale assurdità. Sicuramente liberticida, sicuro come lo... Anche liberticida, ma non importa, è semplicemente dal punto di vista scientifico è un'assurdità. Perché continui a ripetere che il calabrone non può volare ed è lì, vola davanti. Cazzo, studia perché vola, Dio buono, non stare a continuare a ripetere che non è un calabrone o che non vola. Cioè, vola, viene sbattuto sul naso e che cazzo, cerca di capire perché vola. No, no, hanno veramente questo atteggiamento. No, non può succedere. Ma come può succedere? Succede tutti i giorni. La 500, allora, la calmata accetta la realtà, ripete, sono un po' come i cristiani o i musulmani che si inventano che deve essere la Madonna, deve essere vergine. Pari loro. Sostanzialmente il punto che portano è che siccome c'è la riserva frazionaria, siccome ci sono tutte queste cose, c'è la fiat money, c'è troppo credito e quindi si arriva al malinvestimento ed è questo che crea i cicli economici. Con il gold standard il credito facile non ci sarebbe, ci sarebbero solo buoni investimenti. Sostanzialmente è questo che sostengono. Certo, ma anche quella è un'affermazione falsa, perché da un lato è palese che i cicli economici vengono creati, cicli economici, cioè cosa sono i cicli economici? È palese, la cosa che viene chiamata ciclo economico è un'invenzione degli economisti, utile. Ho fatto su questo, vi rinvio alle mie prime lezioni su YouTube quando ho iniziato, in cui io proprio ne ho fatto 5 o 6. Allora, il ciclo economico è uno costrutto analitico artificiale
è un modello, okay, con cui filtriamo e cerchiamo di interpretare, di capire o di dare una comprensione che sia intersoggettivamente condivisibile a caratteristiche dei dati macro che osserviamo. Questo è il ciclo economico. Giusto? E cosa consiste? Come ho spiegato e come tutti sono d'accordo, consistono nel fatto che le crescite, la crescita di anno in anno, di semestre in semestre, di quadrimestre in quadrimestre, infatti dipende anche dall'unità temporale che scegli, no? Dell'attività economica non è costante, oscilla. Dove oscillano vuol dire che fa come la funzione seno-coseno, che oscilla regolarmente, va come un processo stocastico che non riesci neanche a capire bene di che tipo di processo stocastico sia, perché non è stazionario ovviamente, perché il PIL continua a crescere, non ha di per sé un'altra. Tutte cose che ho discusso, adesso ne è uscita anche l'aria della birra, e se fossimo in Cina lo prendereste come un atto di cortesia, invece siccome siamo in Europa lo prendete una bollina ruttata. Se mi permetti di dire, Michele, non lasciami perché è importante. Pensa ai cicli. Quindi i cicli li vediamo di per sé, è il puro fatto che in tutti i paesi che conosciamo, salvo quelli del socialismo realizzato, dove i tassi di crescita li decidevano al tavolino, e anche se non si realizzavano, loro diciamo che si erano realizzati lo stesso. Però c'era un dibattito con uno pettinetto che voleva mostrarmi che in Albania, prima, finché c'era il comunismo, il PIL cresceva sempre tipo il 2% all'anno, il 3%. E i dati albanesi davano sempre il 2%, il 3%, perché quello era scritto nel piano. Cazzo, ma davano il 3%, cioè non è che davano il 2,00, 2,00000 tutti gli anni. In Albania non c'erano i cicli economici, non c'era neanche la crescita, se è per quello. C'erano dei numeri inventati dal partito. Ok? Bene. I cicli hanno le cause più svariate, alcune più frequenti. Francamente, è duro dire che sono le crisi finanziarie del tipo eccesso di credito. Allora, su questo è divertentissimo, no? Perché questi austriaci vanno in compagnia con due dei loro più odiati marxisti, fra virgolette. Dicono, guardate, sto usando il linguaggio che non è il mio, ma che è semplificatorio, che la gente usa. No. Uno è il vecchio Kaleski, che era un polacco che lavorava, polacco, che era finito a Cambridge, lavorava con Keynes, era molto comunista di animo. E come si chiama? È il mio vecchio collega, tra l'altro simpaticissimo, Ayman Minsky. Guardate, tutti sentite, eh? Famoso per il Minsky Moment. Però Minsky era comunista dentro. Ayman, no, l'era amato. Vabbè, a me piace un casino la figura di Minsky, ti dirò. Cioè, non so perché, però l'università di Bergamo è intitolata Minsky, quando sento Minsky mi... Lo so, perché c'è viene Steve Fazzari, che si considera l'erede. Sì, sì. Però, francamente, mi fa piacere sapere che era ripetuto tutta la vita che, siccome si espande troppo il credito nelle fasi espansive, poi a un certo punto c'è troppo credito e allora crolla tutto. E vedeva, e lui crolli è di quelli che... Ayman apparteneva al gruppo Samuelson, no? Quelli che avevano previsto 34 delle ultime 6 recessioni. Vedete che c'è una famosa battuta di Samuelson, i numeri non sono giusti, ma parlava di uno, Minsky, e disse: no, un bravissimo economista, anzi è un super previsore, lui ha previsto circa 34 delle ultime 7 recessioni. No, ma anche Maskin dice che aveva previsto quella del 2007, poi non so se è vero. Maskin? Sì, l'ha detto in un intervento. No, Eric, sono sicuro che ha detto un'altra roba, conosco perfettamente l'argomento. Eric ha detto, come l'ho detto intanto, ho detto anch'io, che quando nel 2007-2008 è cominciata questa storia della real estate bubble, bla bla bla, i junk bonds, gli economisti non hanno capito niente, ha reagito come ogni serio economista accademico di quegli anni che si era interessato al problema. Detto, blocca tutto, gli economisti di Wall Street non l'avevano previsto, quelli del governo forse non l'avevano previsto, non l'avevano detto, fra di noi, decine di noi, e lui ha tirato fuori gli articoli suoi, avevamo detto che avevate tenuto i tassi troppo bassi, che c'era la bolla, che questa roba era un casino, che c'era un'espansione del credito all'edilizia troppo grande, che c'era chiaramente una real estate bubble, e questo aveva provocato un casino. Dopodiché volevate da noi la previsione che sarebbe crollata Lehman, è un'assurdità, perché, ed è un buon esempio infatti del socialismo che non funziona. Per prevedere che crollava Lehman e non Lehman,
bisognava avere conoscenza diretta interna non solo di tutti i conti, di tutte le attività di tutti i banchieri di Lehman, ma anche di tutti gli altri e di come avrebbero reagito al fatto che Lehman in un certo momento nell'estate del 2008 ha cominciato ad andare disperatamente corto di liquidità e gli altri gli hanno detto ma vaffanculo muore, ok? Quindi ovviamente non è che puoi prevedere che muore, però che ci fosse una situazione lo si era detto e lo si era detto soprattutto con grande enfasi, questo lo posso dire, sono passati tanti anni, con enorme enfasi, anche con proprio con baruffe vere, altre che quelle con Burioni, con baruffe vere, serie, persone serie, all'interno del mondo della Riserva Federale, specialmente al mondo della Riserva Federale in Minneapolis, dove da anni cercavano di spiegare prima a Greenspan, poi a Bernanke, la posizione che si è presa è una posizione assolutamente rischiosa. Non va fatto, i tassi non vanno tenuti così bassi e poi quando li alzarono di colpo, dicemmo l'opposto. Adesso li state alzando troppo di fretta, verrà un casino. E infatti verrà un casino. Di nuovo, non è che nessuno di noi, da Ed Prescott a me, a Pacchio, cioè, avessimo il numeretto e sapevamo, guardate che giorno X di settembre succederà questo. Perché questo no, che non sei in grado di farlo, non sei Dio, però capisci che c'è una situazione di forte disequilibrio. Quindi la teoria cosiddetta austriaca del ciclo economico è un buon contributo di per sé al ciclo, che come vedete è anche di Kaleski, anche di Minsky, quindi non c'è nulla di austriaco, no? Perché è anche di costoro. Adesso che individua uno dei fattori di rischio di come funziona l'economia di mercato. Con il mercato, come tutte le cose umane, corrispondono e rispondono alla legge secondo cui non c'è free lunch. Okay? Il credito è una cosa, uno strumento utilissimo per la crescita, permette di mobilizzare risorse, permette di fare investimenti, permette, questo l'ha capito Schumpeter, lo invito sempre tutti a leggere. Come, ecco, l'ha capito Schumpeter. Non è che l'ha capito solo Schumpeter. Schumpeter è chiaramente quello che l'ha messo per iscritto in modo molto chiaro per nella Theory of Economic Development pubblicata in tedesco nel 1911, lui per primo dice guardate, la funzione fondamentale del meccanismo di credito e dei mercati creditizi è che trasferiscono capacità d'acquisto da chi l'ha accumulata e magari non sa che farne perché non ha prospettive di investimento buone, a chi ha qualche idea di investimento buona ma non ha capacità d'acquisto. Ok? Se volete, dal risparmiatore all'imprenditore nel linguaggio quotidiano. E quindi questo è un enorme beneficio. Ovviamente anche un enorme rischio, perché magari fai credito alle persone sbagliate e quindi gli investimenti falliscono. Oppure nella misura in cui la capacità tua di far credito è regolata dallo Stato, o anche se non è regolata dallo Stato, no? Anche se è puramente di mercato e distinto, puoi avere situazioni in cui ti convinci, tutti si convincono di fare credito in una certa direzione e quella direzione si rivela sbagliata, perché investi troppo. E quindi poi c'è il crollo. Però devi fare la somma, è la somma che fa il totale. Il fatto che poi ci sia il crollo non implica che sparisce tutta la crescita, un pezzo di crescita rimane. Quindi, certo, se trovi strumenti o di policy, o di conoscenza, o di gestione tecnica del rischio, che ti riducano il crollo, il danno sociale che questo provoca, meglio. D'accordo? Devi avere un atteggiamento molto laico. Spero che sta roba risolva la questione della scuola austriaca che non c'è, ok? Obiettivamente, no, come no, scuola studente che abbia contributi seri all'economia moderna non c'è. Sono alcuni di loro geniali. Ripeto, il mio economista più amato è George Schumpeter, un austriaco. E devo dire che Hayek viene terzo dopo che Narrow, quindi 2 su 3, ok? Però, fine. Fammi dire un'ultima cosa, poi passo la parola a Nazza, che è l'ultima domanda, poi andiamo verso la conclusione. Cioè, si usa questa logica della, che ho detto prima, di alcuni che pensano che Urzic sia un austriaco. A questo punto la nuova macroeconomia classica non dovrebbe esistere, visto che Minnesota l'ha tirata su Urzic, Prescott e Sargent sono nati praticamente lì, sono tutti austriaci, insomma. Ma no, vai! Esatto, cioè nel senso... Anche Barra, se non sbaglio, passava di lì. No. Robert un PhD di Harvard, ha iniziato a Brown e faceva il keynesiano. Ah, ecco. Robert ha degli articoli... Non farmi cadere un vito, perché già l'avevo sentito. No, beh, ve lo dico. Robert ha un PhD da Harvard, poi il suo primo lavoro è a Brown,
dove fa il keynesiano, infatti è persino un libro che poi lui ha ironizzato su se stesso, con Herschel Grossman, in cui cerca di mettere, un libro scritto alla seconda metà degli anni 70, in cui cerca di mettere in ordine, con dei modelli, l'idea keynesiana che i prezzi sono rigidi. E quindi cerca di capire, l'ha fatto in tanti, l'ha fatto anche lui, l'ha fatto Malanvo, l'ha fatto Benassi, meglio di tutti, l'ha fatto in svariati, fa thinking, cerca di mettere in ordine questa idea che ottieni degli equilibri sotto occupazione, eccetera, quando certi prezzi sono fissi, e studia, lasciamo stare, quindi fa il keynesiano. Nel 74, quasi per caso, un po' scherzando, scrive quello che poi è diventato il suo articolo più famoso, quello che è diventato noto come la Ricardian Equivalence, che si intitola Our Government Bonds Net Wealth, no? Poi diventa Ricardian Equivalence perché Buchanan gli dice guarda che sta roba l'ha già detta Riccardo, e c'era una piccola frasetta di Riccardo, quindi diventa Ricardian Equivalence per quello, però un buon articolo con una buona idea, teorica anche quella, che va presa seriamente, non è che sia la religione, è un punto di vista rilevante. Poi da lì si appassiona, capisce, trova interessante la rational expectation e per un periodo, quindi va a Rochester, e diventa professore a Rochester e fa tutte queste robe su unexpected, cioè lui c'ha questa, prova a fare un po' di econometria, devo dire fatta malissimo, in cui vuole mostrare che gli effetti reali dell'offerta di moneta avvengono se e solo se le variazioni dell'offerta di moneta sono unexpected. Poi diventa più famoso a Chicago, lo assumono, va a Chicago, scrive un paio di cose con Robert Gordon, che è David Gordon, che è suo studente a Chicago, su questi modellini di temptation, reputation, central bank, in cui loro quello che fanno, prendono i modelli di game theory della Gang of Four di Stanford, lo applicano al problema. La Gang of Four è Wilson, Milgram, Krebsen e... come si chiamano? Oh madonna che figura è merda, neanche amico mio, mamma che vergogna, dai aiutatemi, che figura. Bob Wilson, David Krebs, Paul Milgram, Gang of Four, come on, qualcuno lo scriva, mamma che vergogna, è stato mio collega, mamma. Mi dispiace, non posso aiutare io. Vabbè. Qua Michele stai andando molto bene. No, dovete studiare il reputation. No, reputation in repeated games, ragazzi, è una cosa cruciale. Mamma che brutto cervello. Vabbè, provate a scrivere Wilson, Krebs, Milgram, vedete che viene fuori. Reputation in repeat game. Ma no. Aspetta, long run. Cerco io. Perché questo qua chi è? No, sai che cavolo, me lo dà soltanto in Inghilterra. A me appare solo Jonathan Levy. Esatto. Robert. Ok. Niente. Robert. Vabbè. Ci sono stati due minuti imbarazzanti. No, io c'ho sta roba, io mi scordo i cognomi. È una roba. Sì, sì. Ti capisco, Michele, ti capisco. No, anche perché dovete tener conto che Roberts e Milgram erano a Northwestern, a mezzo, dove sono arrivato, che erano appena nati gli altri. E Roberts veniva... Vabbè, insomma, non sono stati. John Roberts. È un simpaticone che beve tanta birra. Ok. E, aspetta che finisco sta roba di Barrow, visto che volete sapere. A Chicago litiga, perché a Barrow piaceva litigare, e con grande mia felicità torna dopo un anno e mezzo a Rochester nell'84 e mi insegna economia monetaria, dove è bravissimo, mi ha fatto proprio capire bene i fondamenti dell'economia monetaria. Io devo, è insopportabile, è peggio di me, ma proprio, eravamo il cane e il gatto, ma no, siamo anche amici, però, il cane e il gatto, però come teacher di economia monetaria è una roba favolosa. Sì, Krebs, Milgram, Roberts, Wilson, grazie, divise. E poi sta lì per un tot, poi torna a Chicago, litiga di nuovo, allora becca l'offerta d'Alba, la finale di Alba, e si calma. Ah, si spera, non è vero, non si calmerà mai. Anche perché non gli danno il nome, lui incazzato niente. Ah, fine della... Se lo meritava? Se lo no. meritava.
No, ma ormai i nomi non se lo merita più nessuno. Io da, ma credo che non mi mandino più, vediamo se quest'anno mi mandano la lettera per fare il mio suggerimento. Io da 15 anni dico, ma smettetela, questo cazzo di nome. Quindi domani... No, non vale la pena, non ha senso, non c'è più, cioè, le cose fondamentali fino a metà anni 90, inizio, se volete, fino a 2000-2002, poi un po' di grandi come Hurwitz, eccetera, poi basta. Adesso è diventata una roba molto... Su martedì lo annunceranno, domani, dopodomani. Domani. Ma guarda, secondo te chi mi vince? Non lo so, ormai guarda, Per Krusell, Thorsten, gli amici svedesi, non lo so cosa li influenza. Gli ultimi nove che hanno dato mi hanno fatto un po' impressione. È diventato sul Nobel Sen, cosa ne pensi? E poi lascio la parola a Nazza, scusate. Come? A chi? Sul Nobel Sen, cosa ne pensi? Non penso. Lo sapevo. Questa era aspettata. Questo aveva suggerito Kenaro, avremmo dovuto dare a Kenaro 8 premi Nobel. Però sai che cosa? Questa è l'ennesima dimostrazione che dire quella persona ha preso il Nobel, quindi va ascoltata, è una cazzata. Che altrimenti... Sì, no. Altrimenti no, io ti dico... Che ha preso il Nobel va ascoltata come un altro, se dice cazzate, dice cazzate. I risultati... Per cui alcuni hanno preso il Nobel, almeno la forma dei teoremi, quando sono corretti. Ultimamente hanno dato persino il Nobel a gente che ha i teoremi sbagliati, ma lasciamo stare, guardate, diventare polemica personale. Faremo un'altra puntata, magari. Quando sarò più vecchio e avrò scritto quello che voglio scrivere, avrò il coraggio di scrivere, dirò anche. Registreremo una live, anzi, faremo una registrazione in un video. No, ma dovete aspettare almeno altri 10 anni e mi devo ubriacare forte, cosa che non mi succede più. Niente, è una promessa, tra 10 anni ci rivediamo. Ormai tra 10 è fatta. Cazzo, ne ho 35, ragazzi, fra 10. Vai, Nazza, ultima domanda, poi andiamo in chiusura. Se l'ho risposto un po' a tutto. Se posso, mi è venuto in mente, prima quando si parlava della crisi, mi è venuto in mente un articolo del 2009 di Sandro Brusco su Mechanism Design and Bailout, che in sostanza... scritto su Noise from America, per chi lo volesse cercare, che in sostanza applica il mechanism design al problema della crisi bancaria, anzi, alla parte successiva, cioè al fatto che gli asset detenuti dalla banca avevano un valore che, secondo i manager bancari, avevano un valore inferiore rispetto a quello che loro ritenevano reale. Fatta questa affermazione, si potrebbe arrivare alla conclusione che i manager abbiano più informazioni rispetto al mercato sul fatto che siano buoni, quindi dovrebbero rivelare queste informazioni. In che modo lo potrebbero rivelare? Nell'articolo Sandro Brusco dice sostanzialmente che per rivelarlo ci potrebbero essere vari modi, uno dei quali potrebbe essere quello di dichiarare che una parte degli asset detenuti da questi manager siano esattamente quelli. In questo modo, se sei tu stesso che ci investi, vuol dire che sei tu che ti fidi del fatto che siano dei buoni investimenti. Poi, ovviamente, il professor Sandro Brusco la rende anche un po' più tecnico usando dei derivati e quant'altro. Però il succo di fondo è questo, diciamo. In un sistema, appunto, come quello descritto, il fatto che... possono essere rivelate determinate informazioni, può superare in modo efficiente determinati problemi come quello della crisi? Cioè il mechanism design in quel contesto può essere veramente applicato in maniera risolutiva? Così torniamo un po' al succo della live. Non credo fosse adesso, io non mi ricordo l'articolo di Sandro esattamente, anche se dal riassunto che hai fatto un po' lo sospetto di capire qual era l'argomento. Faccio share un attimo. Così, se ho detto una cazzata, ponesse un problema. Cioè, io adesso da quello che mi ricordo, cioè proprio il problema della crisi in parte era quale? L'illiquidità o insolvenza? E come era un classico problema, infatti, di informazione asimmetrica o di informazione totalmente incompleta, perché nessuno sapeva per davvero che cosa valeva l'altro. Giusto?
Perché non facevi credito a uno che ti diceva ma io guardo dei titoli che valgono tantissimo? Perché non ti fidavi, non avevi maniera di verificare se quello che lui ti diceva era la verità, era la falsità. E vai troppo veloce, non sono così veloce. Eh sì, non lo volevo far vedere tutto, era per mostrarlo, altrimenti leggerlo tutto adesso mi sembra un po' complicato. No, oh, ma tu muovermelo che io leggo rapido. Che devi voltare. Ok, ok. Rimetto. Questa live sembra sempre di più una lezione, comunque. Cioè, io l'ho presa così. Anch'io l'ho presa così. Aspetta un attimo. Vai avanti. Lezione spettacolare, comunque. Miss Price, va giù. Va giù. Barry, ok, Crampton, sì. Private information, ok. Fermo un attimo. Ok, mostra, market for lemons, ok, this is our market, capito. Fino a discussione, siamo capito cosa sta dicendo. Sta dicendo, attento, abbiamo un problema, siccome nessuno sa che cavolo ha in mano, allora gli unici che sono disposti a vendere a qualcosa, no? Però lui non sa se i tuoi sono buoni, i miei fanno schifo e viceversa. Lui sa che alcuni sono buoni e alcuni fanno schifo. Quindi lui cosa fa? Offre il prezzo medio sul mercato. Giusto? Mi capite fin qua? È la stessa storia delle macchine usate. Ok? Però cosa succede? Al prezzo medio, tu che hai quelli buoni, dici, ma col pifero che te lo do, valgono 100, tu mi offri 60. Io, che i miei invece valgono 30, dico, certo che te li do, cazzo, cioè, i miei valgono 30. Però diventa un limone, perché di sicuro chi vuoi è disposto a vendere a quel prezzo, sta vendendo un limone. Quindi no, quel meccanismo di mercato c'hai questo problema di informazione, no? Vabbè, qua prendo in giro William Biter, che al tempo era divertente, perché poi sempre prendo in giro William Biter, si fa dicissimo, ma gli dice di tipo... Vai, l'irrazionalità, ma diciamo, non c'è niente di irrazionale, c'è proprio un problema informativo. Ci sono i toxic asset, ok, va giù, va bene. I toxic asset sono quelli cattivi che nessuno sa che sono cattivi. Ok, ecco, si credo di mi ricordare. Allora, lui dice, il governo, che è la ragione per cui abbiamo appoggiato tutti l'acquisto di asset a manetta in quel momento dalla banca centrale. La banca centrale può semplicemente comprarli tutti. Perché? Perché non ha rischio di fallire, dà moneta buona a tutti. Certo, credo che dica questo, Perché dice, in principio ci sono dei rimedi che non richiedono l'intervento governativo, però guarda caso non sono usciti. lì va su perché... gli asset manager si rifiutano, sì, infatti mi ricordo un articolo mio che discuteva una cosa di Tyler Cowen che non funzionava. Ecco, different from markets, però la chiave è qua, no? I governi possono fare delle offerte che non possono essere rifiutate. Più tecnicamente, i governi possono violare l'individual rationality constraint, giusto? Perché siccome c'è un altro motivo che è pubblico, però non privato, motivo pubblico, sociale, se volete, è che ci sia un sistema bancario che regge. Ok? Quindi il singolo privato dice, a me, personalmente, certo, se c'è un sistema bancario che regge, sono contento anch'io, però non sono io disposto a pagare il prezzo perché questo sistema regga. Quindi non sono disposto a vendere a un prezzo inferiore a quello che io ritengo sia il mio asset che vale tanto, perché così comprate anche i toxic e qualche banca si sa, così il sistema non crolla. Io i miei che sono buoni li tengo. Peccato che se io tengo i miei buoni e ci sono solo i limoni, il sistema crolla perché nessuno li compra. Il governo ha un motivo extra, dice no, io voglio che il sistema stia in piedi e sono disposto anche, okay, a prendermi il rischio di comprare pattumiera, perché... Perché se penso che nel totale degli asset che compro il valore medio totale è ancora positivo, io comunque faccio un guadagno, anche se avrò delle perdite su alcuni singoli asset, perché avrò dei guadagni su degli altri. D'accordo? E c'ho il guadagno extra di poter tenere insieme il sistema bancario, di salvarlo. Okay?
E qui va, poi va su una cosa tecnica che aveva a fare questo articolo di Osobel e Crampton sul using reverse auction. Okay? Ecco, questo è un tipico esempio, un bellissimo articolo di Sandro, di come la teoria economica dei meccanismi, che capiva, capito, tutti i problemi simili a quelli che abbiamo capito oggi, andate a leggervi i dettagli, se non abbiamo il tempo di fare i calcoli, può salvare capre e cavoli. In parte, anche se poi sono usate solo in parte questi meccanismi di reverse price auction, però un po' si sono usate, il meccanismo ha funzionato. Complessivamente la Fed ha tenuto in piedi il sistema bancario, alcuni sono andati giù lo stesso, dove era ovvio che dovevano andare giù, e il complesso degli asset che la Fed ha comprato aveva un valore di realizzo superiore a quello che la Fed ha pagato, tant'è che la Fed da allora, per ormai quasi una decina d'anni, fa profitti enormi, perché ha tenuto questi asset, li ha portati a maturità, nella media sono andati a maturità e hanno pagato, okay? E quindi c'è stato un doppio beneficio sociale, il sistema bancario non è crollato e la Fed non ha neanche in media perso soldi. Okay? Certo, così facendo ha salvato anche alcune banche che magari erano insolventi e avrebbero dovuto fallire. Okay? Quindi se uno vuole fare una questione di giustizia, lui dice, ecco, avete saltato a... avete salvato dei banchieri fraudolenti. Vero, ma nessuno sapeva discriminare in quel momento fra il banchiere fraudolento e il banchiere buono. Okay? E quindi la scelta di cercare di separarli in parte, ma poi alla fine di comprare, è stata una scelta... lì qua descrivo un meccanismo più complicato. Ottimo, ecco, questo è un ottimo esempio per capire sia i livelli di complessità a cui può arrivare la cosa, che non è elementare. Ho passato la sera a studiare tutto quello che c'è dietro l'articolo di Sandro, ma anche dell'utilità sociale di fare ricerca economica teorica. Siete spettacolari. C'è un'ultima cosa. Vai. Lorenzi. Bellissimo, c'è della gente che discute di immigrazione mentre noi discutiamo di toxic asset. Sì. L'immigrazione per le persone è caro, io la trovo... Vuoi che li muti? No, io è una osservazione sociologica. No, secondo loro noi siamo a favore di un'immigrazione selvaggia. Selvaggia, selvaggissima, con il coltello fra i denti. Prendiamo le chiese, le distruggiamo, facciamo le case per gli immigrati. Ma assolutamente. Occhio che ti prendo sul serio. Io lo so, nel senso dell'umorismo se n'è andato. Vabbè. Beh, ragazzi, è stato un excursus niente male. Sì. C'era forse l'ultimo spezzo per rispondere a Vise, visto che è rientrato dalla serata con l'amoroso, ma visto che non ha partecipato, io direi che next time. Vediamo un attimo, abbiamo avuto 1800 sul canale di Boldrini, abbiamo avuto, io il canale vostro lo controllo, controllate voi. Ma siamo sulle 200, una cosa così. 200 sul vostro che fa 2000, 1300 su quello di Liberi Oltre, beh, insomma 4000 persone ad ascoltare una roba così noiosa, più Facebook, abbiamo avuto una roba bestiale. Tanto ci chiedono anche il video sul Nobel, però io mi sa che non arriverà mai. Guarda, sei comunque sono abbastanza sei interessante e merita che c'è qualcosa da imparare, può darsi di un bel Nobel, non lo so, magari lo commentiamo al volo. Se è una roba un po' così politica di un gruppo che ha vinto la lotteria quest'anno, lasciamo stare. No? Sì, esatto. Lorenz, cosa volevi dire? Andata. No, ho fatto l'osservazione che probabilmente hanno ascoltato più persone parlare di mechanism design stasera di quante persone la studiano all'università in un anno, che è interessante. No, i numeri sono abbastanza sicuro tornino, perché... è quello l'obiettivo, in fin dei conti, cioè nel senso, noi sensibilizziamo, abbiamo la pretesa di una persona ascolti questa lezione e dica, boh, non so usare mechanism design, cioè nel senso... No, comunque quando il prof ha avuto un po' di difficoltà, cioè ha ammesso che è difficile, mi sono sentito molto sollevato, perché questa settimana molti amici mi hanno chiesto
cosa farai, bla bla bla, parlerò di questa cosa forse, che cos'è? E lì difficile, raga, difficilissimo. Sì, però è molto, molto interessante, cioè nel senso è un tema che a me personalmente piace, cioè, nel senso riuscire a capire quali sono, questi sono i veri temi affascinanti della ricerca economica, vabbè. Sì. Non sono facili, bisogna andare un po' alla volta, io lo trovo. E per me, io credo, tutte le mie titubanze, cercare di semplificare, il dire continuamente siamo arrivati fin lì, questa roba l'abbiamo capito, ma c'è un mare magno di cose da capire, dovrebbe dare la dimensione vera, lasciate che dica due parole conclusive, poi chiudo. Vai. Sia del fatto che chi fa ricerca economica seriamente è perfettamente consapevole dei limiti di ciò che siamo riusciti a capire, che è pochissimo, risposta anche dato a Nazareno, anche a Lorenzo, qualcosa abbiamo capito. Ed è per quello che tendiamo a rifiutarci, le persone che fanno ricerca economica seria, di dire non ho mai letto Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda, anche se ho letto tanto di Carlo Emilio Gadda. Tendiamo a fare poche operazioni di previsione. Voi, per esempio, questo spiego, parlo per me, no? Se uno mi ascolta quando parlo di economia, no? Noterà che io tendo l'80% delle volte a criticare. E forse al massimo il 20% delle volte a proporre. E uno dice, ma cavoli, sei negativo, vuoi solo distruggere? No. È che le questioni grandi dell'economia, la povertà, la disuguaglianza, la mancanza di crescita in certe aree, tutte queste cose qua, non sono problemi facili che hai la bacchetta magica. E l'idea invece diffusa popolare, secondo cui siccome sei esperto, allora hai la bacchetta magica. È un residuato della visione magica della scienza, del santone, del guaritore, no? Chi fa sia in economia che in medicina, che in psicologia, che ovunque, che in ingegneria, queste cose seriamente, non vuole fare il santone, sa che ci sono delle cose che riesce a risolvere, altre no. E il numero di cose che non riesce a risolvere sono molto più grandi di quelle che sa risolvere. E quindi è fondamentale, io lo ritengo un ruolo fondamentale di ogni accademico serio, di ogni intellettuale serio, di ogni persona seria che abbia capito qualcosa, di combattere strenuamente i venditori di soluzioni, i pifferai magici, i santoni, i curatori, capite? Quelli che continuano a ripetere che loro hanno la soluzione che farà il miracolo, perché fa molto più danno alla società, ai poveri, alle persone deboli, continuare a propinargli la credenza che esistono banali soluzioni semplici, che solo i cattivi non vogliono prendere, no? Ha problemi grandi, che non stare lì a continuamente insistere che tu hai la soluzione. Qualche piccolo meccanismo migliorativo. Ogni volta che io ho proposto qualcosa, con persone come Sandro, Alberto, Costa, tanti, no? Abbiamo proposto delle cose. Non abbiamo mai detto questa è la soluzione del problema. Abbiamo detto questo permetterebbe di fare un piccolo passo avanti. D'accordo? Io non ho la soluzione in tasca per le deficienze della scuola università italiana, però so dove ci sono degli obiettivi limiti, cazzo, quelli sì, e so che fare certe cose fa ulteriore danno, quindi cerco di spiegare, ok, che certe soluzioni non funzionano e che certe altre qualcosa di meglio farebbero, bisognerebbe provare. Quindi, certo, in un mondo in cui continuamente, anche per effetto di populismi, eccetera, hai ogni giorno un santone che ha la soluzione, che ha visto la grande crisi, che ha la grande teoria, eccetera, eccetera, sei costretto a dire no, fermatevi. State cadendo tutti preda di santoni, di predicatori, che sono degli avventurieri, sono tutti dei Di Maio, sono tutti dei Casaleggio, sono tutti dei, e non solo, dei Renzi, dei Salvini, cioè sono predicatori di fumo che pensano di e in realtà no. Risolvere i problemi dell'umanità, diciamo così, è un processo incrementale, non li risolverai mai, fai piccoli passi, illudersi che ci sono delle bacchette magiche, delle grandi teorie, che siano il marxismo, il liberismo, il fascismo, il cristianesimo, il socialismo, il qualsiasi ismo, l'interismo, appunto, come ho detto prima, è quello il male, non ci sono, non c'è la teoria di tutto, non c'è. Potrà mai esserci, non lo so, perché non so neanche che cazzo vuol dire tutto.
Quindi un problema al posto, come dici, ma c'è una teoria globale del mondo? Ma che cazzo vuol dire? Non so neanche cosa sia il mondo. No? Cioè, come quello ieri che voleva parlare dei competenti, gli ho detto, ma chi cazzo sono i competenti? Me li vuoi definire? Cioè, l'autista dell'autobus è competente? Cos'è sta roba? O mi definisci una sezione precisa, sociale, identificabile, che diciamo, e parliamo di quelli, e non abbiamo più una teoria generale della società, ma abbiamo... Questo è. Abbiamo conosciuto... Ma l'altro, poi la grande insegnamento di tutta la grande ricerca degli ultimi 100 anni. Cioè, scusa, Filippo. Questo è il nostro ruolo. Per cui bisogna anche essere negativi, certo. Contro i santoni. Dire, tra l'altro, se uno sapesse veramente tutte queste robe, penso che prima diventerebbe miliardario, poi forse ne parla con gli altri. Qualcuno avesse la teoria di tutto. No, non te la viene a raccontare a te. Nesterene di... Dico, non prendiamoci in giro. È una delle tante implicazioni forme o maniere di definire cos'è un pragmatista. Uno che perfettamente si sforza ogni giorno di dirsi non illudere. Fai quella roba lì e sappi che probabilmente ne provi 8 e ne sbagli 7.5. E quando hai scoperto che sono sbagliate, dillo. Perché il guadagno sociale di capire, capite? Di capire che bevendo la tua pipì non ti curi è molto maggiore che non dirlo. Perché eviti che un casino di gente si faccia del male bevendo la propria pipì. È sempre la ricerca degli zeri, fin dei conti. Mi sa che andiamo in chiusura. No, dico, è una ricerca degli zeri. È una ricerca degli zeri, dico. Quindi non riusciamo mai a trovare la quadra giusta. Con calma, passettino alla volta. Sì, e poi buttandole anche via. C'è una roba che ti funzionano per un po', poi le butti via perché le misuri meglio, vedi. Capisci? Sì. Quindi, certo, io sono spessissimo negativo perché mi costringe l'ambiente, è strapieno di guru. Infatti questa è una cosa su cui riflettere come ricerca, ci penso, perché? Questo forse Eco aveva in mente nella sua famosa filippica contro la rete. Sto cercando di interpretarlo positivamente, no? Quando parlava di Dio. E questa libertà e la capacità di diffondere, no, a masse le idee più strane ha creato un enorme mercato per i guru. I guru ci sono sempre stati, i santoni ci sono sempre stati, le fattucchiere ci sono sempre state, i predicatori ci sono sempre stati, ma adesso c'è proprio un enorme mercato, un enorme potenziale. E lasciatemi aggiungere l'ultima cosa cattiva, che io ripeto frequentemente, una delle cose per cui vengo anche disprezzato da alcuni, certamente odiato, è i problemi. Non sono neanche siano la parola complessa, la voglio buttare. Tutta una serie di questioni sul tappeto sono difficili, veramente difficili, e quindi richiedono certe capacità cognitive e anche emozionali, la capacità di non entusiasmarsi, la capacità di stare freddi, di non illudersi, okay? Di non prendere scorciatoie. La maggioranza di noi non hanno quelle capacità cognitive, questo è il grande problema della democrazia. La grande maggioranza di noi non riesce a controllare bene le proprie emozioni, i propri desideri, quindi ha bisogno disperato, quotidiano, di avere una soluzione in tasca. Ed è questo, io credo, che è diventato il grande punto. Nel senso che abbiamo una grande quantità di persone che cercano, disperate, loro vogliono dei dimani, vogliono dei mosse, vogliono dei bagnani, per parlare dell'Italia, poi dei tram, quello che volete, lo potete trovare in giro per ogni paese, E siccome siamo in democrazia, questa è tanta gente, ti crea sbilanciamento, una lotta in minoranza. Esatto, va bene, niente, noi ringraziamo il grande pubblico che ci ha seguito stasera, visto il tema complesso, speriamo di aver fatto una buona opera di divulgazione. Ringrazio i miei due inquisitori che sono rivelati non degli inquisitori. Ringrazio Michele per averci dedicato queste 2 ore. E signori, noi tre ci vediamo giovedì prossimo. Michele, lo trovate sempre comunque. Mercoledì prossimo. Mercoledì, niente fastidio, domani? Domani mattina c'è, ma già messo, Mario esce alle 9. Ottimo. Allora domani c'è Mario. Buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti, ciao, grazie, ciao. Buonanotte, ciao. Ciao e grazie a chi è stato.